Salve gente, qui parla Otakumer, mi sentite tutti? Mi sentite bene? Perché non compare stavolta? Soliti problemi di di diretta gente, un attimo soltanto. Ecco qua, molto meglio. Dicevo, mi sentite tutti? Mi sentite bene? Immagino di sì, visto che le impostazioni sono le stesse di prima. Siamo qui in attesa delle nuove reveal dell'Xbox. Non penso sia relativo agli indie questa loro conferenza slash diretta. Oh, vediamo che cosa possiamo aspettarci. Magari, ecco, come è scritto nei commenti, magari ha qualche bomba di spessore da lanciare. Io, come ho detto, non ho aspettative. Mi sorprenderebbero se usufruissero dei personaggi rare nella maniera giusta, non nella maniera nuts and bolts. Però non voglio farmi aspettative, anche perché non ne ho. Qualche altra diretta interessante oggi? Ce n'è una tra un'ora di Google Stadia e un'altra alle 20, mi pare, scusa un secondo. Sì, un'altra alle 20 c'è l'Opening Night Live, che però non ho esattamente capito che cosa annunceranno, insomma. Durante quella diretta. Io personalmente penso che questa sia l'ultima live di oggi per quanto riguarda me. Io dopo probabilmente passerò ai miei lavori classici, insomma. Ma perché c'è sta macchiolina qui in mezzo, porca vacca? Proprio l'ombra. Perché non posso avere un'illuminazione come si deve? Dai, ancora 2 minuti e 55. Speriamo che abbiano qualche bella sorpresa, dai. Tipo remake di Banjo-Kazooie? Sì, anche dei remake sarebbero più che graditi, guarda. Magari anche per Steam, tanto per dirne una. E Wii, se buonasera Wii. E Switch. Già qualche tempo fa hanno fatto una dichiarazione praticamente che diceva che alcune delle loro esclusive non saranno più esclusive, cioè praticamente che diventeranno anche publisher per conto di cioè che pubblicheranno i giochi anche per altre aziende, quindi cioè per dire, non so a cosa alludessero, però tipo un Sea of Thieves per PlayStation, la butto lì. Io mi aspetterò qualcosa di già visto, probabilmente hai ragione, però Make the Nuts and Bots per la felicità di Ota. Per l'orchite di Ota. L'otachite. Siamo solo in 10, ma qua 19. E questo è male. Non aspettiamo. 1 minuto e 37. Qualche altra cosa? Cosa potrebbero annunciare? Scalebound! No, assolutamente no. Con quella storia dell'annullamento di Scalebound hanno perso buonissima parte del mio rispetto, sappiatelo. Novità sul DLC di Kingdom Hearts? Quando? Adesso? Può darsi, oh. Se fanno come alle 3 che fanno un po' di tutto, cioè anche un po' di multiplatform in mezzo agli annunci, può darsi. Twitch non manda le notifiche per live, purtroppo. No, troppo vicine dello stesso canale. Troppo vicine dello stesso. Cioè, se tipo ho fatto una live un'ora prima, non mi manda un'altra notifica. Sì, ma anche YouTube ha un problema analogo comunque. Più il tempo passa, più mi torna la voglia di fare le live su YouTube. Era mille volte meglio. Dovrei sentire anche poi ai piani alti che cosa dicono, perché sono loro poi che fanno le analisi per capire se ne vale la pena di continuare. Io dico solo la mia, poi sono gli altri a darmi dati effettivi, diciamo. Dai, quanto manca? 9 secondi? Bene, 9 secondi! 9 secondi e 1! 5 secondi e 1! 4 secondi e 1! Notifico ogni 2 ore perché Twitch si aspetta che una live dura almeno 2 ore. Sì, ma Twitch è malato di mente, non lo so.
Bene, Mature 7, quindi Peggy 18. Anzi, Peggy 18. No, non riesco ad andare così in basso, purtroppo. Ci siamo, alziamo un po' la volume. Sembrava quella canzone lì. Ah, Borderlands. Purtroppo però, per quanto può sembrare strano, Borderlands non è il mio genere. Yep, Borderlands, gente. Sono sicuro che molti di voi saranno contenti. Il 13 settembre, ho letto bene. Prima un micro spot e poi partono. Strano modo per farle dirette, ma ok. Center of gaming as hundreds of thousands of fans, media, developers and publishers converge at the largest gaming convention in the world. Facciamo come Nintendo, meno parlare e più mostrare giochi, però, per favore. Sempre cioè la l'Xbox è come se volesse essere cool, ci spieghiamo? Cazzo, sembrava che credevo fosse iniziato il Re Leone. Ah, Zivegna! Da come urlava sto tizio qua. È un pochino in ritardino il sottotitolino, eh? Oui! Partiamo con gli annunci, please! Meno parlare, più mostrare! Recitazione 3. Destiny 2. Ecco, coming up. Fammi disattivare sti qua un attimo. Ghost Recon, Bar, PUBG. Mi auguro che non siano questi giochi qua sotto quelli che annunceranno, perché altrimenti sarà una live molto brutta. Molto. Gameplay reveal di cosa? Non ho capito, accidenti. Indie Masterpiece di Romero. Meno parlare, più mostrare! Soon we'll be sitting down with Randy Varnell from Gearbox to talk Borderlands 3. Yes. Yeah? But in just a minute, first of all, let's kick the show off right. Okay. Right? Okay. And the way we kick shows off is with a world premiere trailer. World premiere trailer di cosa? Borderlands 3. Non hanno fatti tipo 14 di trailer nel frattempo? That revolutionized the horror genre and single-handedly made standing in the corner horror? Super creepy. I mean, I feel like it was kind of creepy. Super cringy, più che altro. Sottotitoli decisamente lenti. Ah, Blair Witch. Vediamo un po' come, cioè, se c'hanno qualcosa di nuovo da mostrare. There are mistakes we fear and wrongs that haunt us. But the worst are the sins we choose to forget. Peter Shannon, cos'era uscito dal film di Indiana Jones, quel Peter Shannon? Realtà virtuale? Non me lo ricordo. Sembra molto predisposto per la realtà virtuale, però. No, il doggo non si tocca, eh. Non si tocca il doggo. Che era quella roba in mezzo allo schermo? Branco di rami, cioè un mucchietto di rami, che cazzo dico? Non riesco a capire cosa. Ma è più un horror psicologico o horror allora? Non vengo ancora mostri. Ah, aspetta, forse.
E questo era il gameplay trailer, scusa. Cioè, mi sembra più trailer e basta. 30 agosto. E ironicamente il 30 agosto esce anche un altro giochino chiamato Man of Medan, esclusiva PlayStation. E quindi non scelto proprio la data peggiore in cui rilasciare sto gioco. Mythical beast of burden, Xbox Game Pass delights fans of all ages, and today we are saddling up a unicorn. Is this The Witcher 3? This was age appropriate for another big announcement. Since E3, more than 22 games have been added to the PC catalog, including Shadow of War, Undertale, Blazing Chrome, Banner Saga 3. Molti giochi sono stati aggiunti al catalogo PC. Ma sempre inerente a Windows Pass, lì o come cavolo si chiama, oppure appena sentito Kingdom mi sono emozionato. Scusate, aumenti la luminosità da sta parte. Oh, molto meglio. Più o meno. Ape Out cosa sarebbe? Dungeon crawler. Non ha l'aria di un dungeon crawler. Ah no, sono montaggi vari. Mostrare trailer! Questo c'è un'esclusiva Switch? Io non me lo ricordo. Non mi sono informato più che altro. Ah, cazzo, ormai si spacca la lampada. Age of Empires Definitive Edition, va bene. Ma è un gioco che esisteva già. Io non io sto in hype. Devil May Cry 5 joins in the Game Pass. Yes. Absolutely amazing. Ok. For a limited time, join or upgrade to Xbox Game Pass Ultimate and get your first 2 months for only $2, 2 euros, 2 pounds. Sì, vabbè, offerte, Game Pass, eccetera, eccetera. Perché c'è sta traccia qui di fianco, non c'è più niente. Ah giusto, forse c'è il fatto che era un po' troppo in qua il green screen, meno male. Sera, chi si collega adesso? Ma vi siete persi molto. Gears 5, vabbè. Ormai lo chiamano soltanto Gears e non più Gears of War. Questo è Riley Reid. Ho un attimo di vuoto. Since launching Xbox Game Pass for PC beta at June's E3, we've been listening closely to fans on how to make the PC gaming experience even better. So check out the Xbox Wire right after the show for details on new updates. Dopo quello che succederà, dopo lo show, insomma, della Gamescom tutta la settimana. No, decisamente no. Io mercoledì non sarò neanche a Bologna, quindi. We're nearly there, guys. We are happy to announce that Human Fall Flat, the quirky physics-based puzzle platform and Game Pass classic. Cioè, parlano. Show, don't tell, è la base delle conferenze. Oppure parlate, ma tra un trailer e l'altro, non parlate tutto il tempo e mettete un trailer qui uno là. Diamine! Trailer di Kingdom Hearts 3? Qualunque cosa a sto punto, qualunque cosa. Oh! World of Steam. Ma Steam nel senso di vapore o Steam nel senso. Sì, sa di, nel senso di vapore. Nel senso di piattaforma per PC. R-
Ragdoll Physic per tutti. Adesso dopo questo trailer ci sarà ancora qualcuno che parlerà per tre quarti d'ora. Human Fall Flat. Ah, è un gioco che esiste già praticamente. Ecco, adesso parlano ancora per tre. Li voglio cronometrare, guarda. Sono 17:11. Vediamo quanto tempo passano con queste qua. No, to find out more, we're gonna toss it over to our Wololo and Chief Charlie. Charlie, are you Wololo-loing over there, right? Thank you, Julia, and a Wololo. It seemed like only yesterday the Age of Empires franchise burst onto the real-time strategy scene, and since then it's become a worldwide fan favorite. Ever since the announcement of Age of Empires 2 Definitive Edition, the anticipation has been building faster than an Aztec civilization. Pubblicità su Age of Empires Definitive Edition. You can't wait to get your hands on the remastered Age of Empires. Serve dire altro? The wait is almost over, because today we're happy to announce that it's launching November 14th for PC and Xbox Game Pass for PC. Age of Empires 2 Definitive Edition. Ok. Pirate Warriors 4, bah, io non sono mai stato un fan dei Muso. Coming up, Age of Empires, Gears Pop. Nel senso che ci sono adesso nella conferenza o da qualche altra parte? No, perché se davvero sono solo sti qua, non ne vale la pena! And there's Steam cosplay. Did anyone else here order the cheesesteak jimmies? Did you order it? Yeah. Ah! Emozione immediata! Dico così. Remember, if you want to play Age of Empires Definitive Edition right now, it's available today on Xbox Game Pass for PC and Steam. But we can't just sit here and draw what I'll be doing in November. No. Now it's time to talk Age of Mythology mai proprio. Cutest Gears of War assignment ever. Age of Mythology 2 magari. Cazzo quanto mi piaceva. Gears Pop. Gears Pop will be available starting August 22nd. Which is amazing. August 22nd. We're gonna get il 22 agosto Gears Pop. Sono sicuro che da qualche parte c'è qualcuno contento di ciò. Windows 10. Ma non in questa stanza. No, signore. Some of us can finally realize our dream playing Gears Pop at the office, right? Which they finally won't be able to tell me off for, which would be brilliant. And fans, free stuff, right? Free stuff. Right? Listen up, make sure you're logged into your Microsoft account. Mixer, no, non andrò su Mixer. Mixer.com/Xbox to receive a free in-game Gears Pop Gamescom promotional pack with an assortment of Gears Pop pins. To help build and upgrade your squad of adorable and badass Gears Pops. Remember to pre-register today to have the game ready on your devices when it launches later this week. But to hold you over until then, check this out. Ha sviolinata. Dai, qualcosa di nuovo. Oh. Forse ho fatto male a seguire anche questa conferenza, Come posso prendere seriamente la saga di Gears of War se mi fanno sta roba qua? Aia. Adesso voglio farci anche i cartoni animati carini pucciosi come hanno fatto per, che ne so, Angry Birds. Dead anche lui. Quante risate, gente! Quante risate che scoppiano all'unisono! Ah beh, NBA 2K20. Ma se no, la fai al Gamescom? Cioè, dici là? Sì, va una speranza.
Guardate anche lui com'è contento di presenziare. Lo so che suona come se mi lamentassi, ma io voglio dei giochi nuovi. Cacchio, questa conferenza è una barba. Gli è venuta la voce da Velociraptor all'improvviso. Ah, giusto, cacchio, c'hai anche ragione. Adesso è il caso, no? E con ciò... Oh mio Dio, che grafica! Chi se ne frega! Qualcosa mi dice che l'Xbox non mi contatterà per regalarmi dei videogiochi. Non è perché dobbiamo aspettarci. Ma qualcosa di più, cazzo! La Nintendo prima, per quanto fosse una cosa da poco, ha mostrato molti trailer, molti giochi in arrivo. Qua è un procrastinare. Poi lasciatemelo dire, ogni volta che prendono un giocatore di basket a una conferenza di gaming è tautologia che sia un disastro. Cioè, vi ricordate Shaquille O'Neal, Shaq Fu 2? Lo ricordate? Vi ricordate come è andata a finire? Non so neanche di che cosa parlare. Siamo qui per parlare di giochi, non di come si gioca in squadra nel basket. See if you can do that. Or maybe they'll switch you to PUBG, you don't know. They might. Peer pressure is a big thing. I liked it. Arnovanta, ciao, carissima. I think the thing that happened with me, I played Fortnite first. Yeah. So that giocato a Fortnite, minchia che bello. Cioè, per quel che ne so, può essere anche bello Fortnite. Io non l'ho mai giocato. Giusto per essere oggettivo, Le conferenze Xbox ora sono così. Sono più commerciali, diciamo, più che dirette all'utenza. Mi sono preso qualcosa per la Nintendo. C'erano un paio di giochi buoni, tra cui Ori and the Blind Forest per Switch. Mi piace Fortnite Alpha Gamer. Cos'è sta roba? This is what we work for, alright? Look, Jay, Alpha Gamer. My scholarship, man. I've been your advisor. Non so cosa tu voglia dire. Ah, aspetta, parli di lui? Alpha Gamer è un insulto, non lo so, io. Io metterei un caio. Sì, per tutta la conferenza. È che non vorrei lasciarlo per troppo tempo. Tanto perché non mi interessa, ma sinceramente non denigro chi ci gioca. C'è Sticcati, è un gioco dai, sì. Ma ognuno poi ha le sue preferenze. Io ho provato, se per questo ho provato a giocare a Minecraft per un paio d'ore, io poi l'ho disinstallato perché mi stavo rompendo le balle. Io sono più un tipo da Stardew Valley o Starbound o Terraria, più 2D diciamo. Stardew Valley poi per me è diventato una droga. A meno quando è uscito. Beh, Lori, peccato che non sia perso. Il gioco appena esce. Ah, quello vale R90, eh. Vale assai. Cioè, praticamente hanno speso tutto quanto quello che avevano soltanto per i modelli facciali realistici. Come si differenzia esattamente rispetto agli altri giochi questo NBA? Private
L'attore chi è che era? L'ho visto già da altre parti. Che recitazione comunque, da parte dei giocatori di basket. Un po' come recitava Michael Jordan in Space Jam, praticamente. Atroce. No, Semola va usato sporadicamente e solo con cose che valgono. Dovevo disattivare Caio temporaneamente. Sì, quindi mi sa che avremo soltanto queste cose qua. Borderlands 3, PUBG, Wasteland 3, Empire of Sin, Vigor, Destiny 2 e l'ultimo che cos'era? Gears of War 5? Sarà una conferenza di barba. Vabbè, almeno sono passati subito un altro trailer, gliene do atto. Oh, Ghost Recon, sapete cos'è? Io farei come hanno fatto alcuni youtuber anni fa. Cioè, fare una finestrella in cui io gioco, praticamente, o viceversa, gioco qualcosa in attesa di qualcosa di succulento, insomma. Perché davvero queste conferenze sono una palla assurda. Questa, anzi. Per come sono stati in Minecraft. Sostituti, sono giochi diversi. Fa la prossima conferenza. Se avessi lo sbuzzo, sicuramente. Mi tengo il volume qua alto, ma nel frattempo gioco lì. Sì, potrei farlo. Anche per fare le cose in attesa ci può stare. Devo però pensare a come suddividere lo schermo. Cioè, dare la priorità al gioco che sto giocando o alla conferenza che sta caricando. Mi piace Fortnite, ma son gusti. Se piace Fortnite. Io penso che Fortnite non piaccia alla gente più che altro perché ha rotto il cazzo, perché è dovunque. Praticamente è diventato il Minecraft del 2019 o 2018, vabbè. E anche a me è un po' scassato alla minchia sentir parlare solo di Fortnite, oggettivamente. Però non so se è bello come gioco o no. È giusto per essere corretto, insomma. Ogni persona dovrebbe pensarla così, almeno. Borderlands 3. Quello è uno dei motivi, Otto. Oh yeah! Abbiamo mostrato 5 secondi di gioco. Non puoi spingere la gente a fare gli applausi, cazzo, devono venire dal cuore. Poi ricominciate. Ok, puoi dividerlo in tre parti, la tua faccia e la chat al centro. Magari una parte dello schermo, cioè tipo uno degli schermi in alto a sinistra, un altro in basso a destra, io al centro, tipo. Actually, this is the 10-year anniversary of the release of Borderlands 1. It came out in 2009. Aww. Yeah, so that's a big thing. La storia che continua, ok. It's a continuation of the story. At the end of Borderlands 2, we left off with a map to the stars, the vault map, talking about new places that vaults would be scattered across the universe. So Borderlands 3, our players get to jump in the roles of new vault hunters and hunt down those vaults across multiple planets in the universe. So the conference sinistra Borderlands universe, we're going to get Pandora and get to other places. Tu che giochi a destra. Sì, ma c'è lo spazio in alto e in basso che andrebbe sprecato. Bisogna pensare in grande a come usufruire il più spazio possibile, insomma, in uno schermo. Can you tell us more about the Beastmaster's abilities? I am so excited to talk about Flash. Se questa forzatamente poteri pubblico hai fallito. Concordo. Cioè, come se io chiedessi a voi, dai, mettetemi un mi piace. Oppure, dai, ditemi che sono bravo. Per dire, eh.
Flak, we are happy to talk about, is a pure pet class. Flak has a choice between three different animals that he can that Flak can call out. He's got a jabber, which is kind of a monkey with a gun. There's a spider ant, and then a skag that just rolls around. And it's been confirmed we can pet the skag. You just can Beastmaster. The skag responds to that. But Flak is really cool, so you have your... Ormai vedo soltanto Rage 2 quando vedo sto genere di gioco. Sarà perché ci ho giocato in live parecchio, però... Che figo in canottiera. Grazie, è troppo buono! O buona, vabbè. Flak has one where you can supercharge the pet, so as the pet's out and doing... Però fa caldo, non posso mica mettermi con una maglietta. Qua non c'ho neanche l'aria condizionata, c'ho solo un ventilatore pietoso qui di fianco. He pulls rack from his pockets, the flying creatures, right, and they run out and do damage. But Flak also has a stealth type of ability, so if you like to... La cosa è che stilisticamente mi piace moltissimo Borderlands, è proprio lo stile di gioco che non mi sconfinfera. Non soddisfa la mia mania di accumulazione, ecco, diciamo così. Sì, direi che può... Che è abbastanza... racchiude praticamente quello che penso di Borderlands. Rage 2 mi fa schifo. Questo ti dispara tutto per persona. The Gustibus. A me non dispiace perché posso ammassare tutto quanto quello che voglio. Well, the Calypsos are big and bad enough that they have finally unified all the bandit clans on Pandora and have rebranded them the Children of the Vault. Oh, yeah. COV, you'll see the... Minchia, quante munizioni! O soldi, non me lo ricordo più, cosa sono in giallo. L'hai preso Fire Emblem? No, io non sono neanche un appassionato di quei giochi strategici, insomma, action strategici. Non sono il mio genere. Provai a giocarne uno per Wii, ma non era il... insomma, non l'ho mai finito. From the very beginning of Borderlands 3, the Calypso twins are going to be in your face. They're going to be trying to stop you. C'è da dire che ci può essere molto più casino in campo rispetto agli altri Borderlands, e questo è buono. They're going to be recording and putting those streams back in there, and they're going to ask you all to like... Smetti di investirti con la gente. Chi? Cosa? The God Queen Tyrene and her brother Troy as they hunt for the vaults in front of you. So really cool. Il nuovo gioco che uscirà, Avengers, molto promettente. Devo vedere ancora un po' di gameplay, perché si è visto davvero poco per ora. Però è davvero molto promettente. Più che altro è la componente multiplayer co-op che mi fa sorgere delle domande, insomma. We haven't used exact numbers yet because we want to hold out some surprises. We said billions and jillions and billions. Right, but we've already talked about a certain... Control. Non c'è, cioè hanno snobbato noi italiani, non lo considero neanche. Urban area with huge buildings, and there's a big corporate war going on between two of our big corporations, Maliwan and Atlas. And then we've also talked to E3 about Eden 6, a big swamp jungle planet, I call it Space Florida or Space Louisiana, you know, it's just full of snobbato in che senso? Nel senso, cos'era? Perché c'era doppiaggio italiano per tutte le lingue tranne l'italiano, praticamente. E queste cose mi mandano in bestia. Cioè, se si dice multi five, che sono le cinque lingue europee praticamente di base: inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo. C'erano tutte quante tranne l'italiano per quanto riguarda il doppiaggio, e io ho detto no, per puro principio non ti cago neppure. Sì, ci toccano sti titoli qua, gente. Oui. Vorrei poter fare dell'editing in diretta. Io poi tecnicamente potrei anche giocarlo, PlayerUnknown Battlegrounds. Non l'ho mai provato, ma ce l'ho. Sarebbe un buon exploit anche per delle live. E per capire se questo genere mi può divertire, soprattutto. Le indagini di mercato non è che snobbano. È uguale. In Europa ci devono essere almeno quelle 5 lingue. Solo per risparmiare un pelino, che poi neanche tanto, rispetto alla media che spendono per il marketing e tutto il resto. Mi sta troppo sul cazzo. Può giocare coi fan? Anche, vedremo. Adesso sono ancora preso da mille cose, quindi non posso garantire nulla.
Perché Fortnite provano in live. Fortnite non ce l'ho. Fortnite, ho detto. I Fortnite non ce li ho. Ah, è anche traduttore. Molti giochi sono semplicemente doppiati in inglese. È diverso, perché quei giochi erano frutto di un altro tempo. Almeno la maggior parte. Io non ho problemi con l'inglese, eh. È solo il principio che mi fa imbestialire. With the trenches and the camonet and the bus mark on the ground. And also there is some secret place that you can find some clue what happened at there. Even with all these changes, it's still Erangel. We know that everyone loved Erangel, so we try hard to keep this unique feeling. Oh, but... Yeah, I personally cannot wait to explore the new areas again and find those secrets. This is gonna be so cool to find. Ray, can you tell us about survival pass? Ma non sono uguali alle tutte le mappe che ci sono in sti giochi. Cioè, no, per hanno fatto solo l'update grafico. Come se un gioco simile la grafica fosse l'essenziale. Quindi non giocherai più nessun gioco senza doppiaggio italiano, mi sembra esagerato. Non ho detto questo. Ho detto che dipende da molti fattori. As you achieve these milestones together, you'll be able to unlock new rewards. And also, you'll be able to, però pensaci bene, la maggior parte di tutti i giochi che ho fatto erano in italiano, eh. Se li ho fatti doppiati in inglese vuol dire che c'era un motivo, tipo gioco fondato dagli stessi sviluppatori ma senza un produttore che gli copriva le spalle, oppure se sono indie, oppure se è un gioco di una saga alla quale non posso rinunciare. È un Fortnite gratis? Bene, meglio. Quando vorrò provarlo sarà lì in attesa, allora. Non è localizzato, eppure l'abbiamo giocato. Vabbè, lì era Kingdom Hearts. 2, anche lo spagnolo era stato snobbato. E poi comunque 3 hanno rimediato con 2.8. Soldi da mandare, pure non c'è in italiano, non c'è neanche in francese, in tedesco, spagnolo. Se per questo, come la mettiamo? Quando trovo interessante questa conferenza, infatti è una barba totale, parlano solo del gioco per 3 ore. Sono giochi interessanti, almeno li ascolterei più volentieri. Io sento soltanto abbiamo fatto questo, abbiamo migliorato quello. È fantastico, sono super eccitato. Frasi stock per quelli che vogliono presentare roba alle conferenze. Il DLC Kingdom Hearts 3 sarà gratuito? No. Provare Paradis gratis? No. Non ancora, non so, uno non so cosa sia, due non ha la priorità, 3 non faccio cose su richiesta. Qualche annuncio interessante? Manco uno, Doc, è la conferenza più pallosa di quest'anno. Anzi no, giusto, visto che ogni tanto devo buttarlo lì perché è davvero una rottura di scatole. Per me la conferenza la stanno facendo lunga apposta, perché così nessuno vada a vedere quella di Google Stadia. Oh mio Dio, un mondo post-apocalittico, una cosa nuova! È simile a OU, cosa sarebbe? Overwatch, peggio ancora. Io non sono un amante di quel genere, mi divertiva giusto un pelino Team Fortress 2, ma giusto un pelino. Kingdom Hearts è partito come solo in inglese, dall'inizio, quindi è già un fattore valido. While I will
ensure the continued existence of your organization. No, era localizzato. Ah sì? Ah no, cazzo, è vero. Il primo. Chain of Memories no. Il 2 sì. E poi dopo basta, sì. Sì, allora, è il 2 che aveva anche il doppiaggio in spagnolo, allora. Che casino, porca vacca. Ma mantenere una certa coerenza mai, proprio. Comunque lì è... presumo per spese che non ha mai fatto, che non ha mai riadattato in tutto il mondo. Tedesco, francese, spagnolo, poi da te sono in inglese e giapponese, esatto, come dicevo. Se metti tutto in italiano avremmo motivo di offenderci, no? Non hai giocato nemmeno a Red Dead Redemption 2. I giochi della Rockstar sono sempre e solo unicamente doppiati in inglese in tutto il mondo. Quindi come la mettiamo anche qua? Visto, c'è fattore e fattore. Ci sono certi motivi ed altri motivi per cui non gioco a certi giochi per principio, cazzo. State cercando di trovare tutti i peli nell'uovo, che cavolo. Hai capito il mio ragionamento? Sto spiegando a mezz'ora, su via. Oh mio Dio, controller! Controller, gente! Localizzato King of Hearts 2, perché non localizzare Dream Drop Distance? 12 anni di differenza. Quelli sono abbastanza buoni, cioè una giustificazione abbastanza buona, insomma. A parte che poi comunque la Square Enix in quel periodo non se la stava neanche passando bene. Mascherine del cacchio. Now you've also got a gorgeous gold D-pad, and I personally love the textured triggers that keep you locked in when you're getting those dubs. And the eagle-eyed amongst you might have noticed my t-shirt here. How do you like that? Eh? Mio Dio, si sono sprecati per quella maglietta. Xbox Gear Night Ops camo t-shirt, you can see it matches the camo. Solo a 90 euro! Finally accessorize your t-shirt. Mi sembra un mix tra un imbonitore e quell'attore inglese, almeno credo sia inglese. Non cosa, please. Shiny metallic accents and a slick metallic blue D-pad. But best of all for me, sport blue. Ha un nome strano, scusate un attimo, in a contrasting light blue. I love these grips. They really help you feel connected to the controller. Mi sta sul cazzo, non ricordarmelo mai. Cary Elwes. Vabbè, quello di Robin Hood, un uomo in calzamaglia, per capirci. 2-3 invece sono in inglese e giapponese, perché il labiale è differente nelle due lingue. Siccome avrei dovuto farla per tutte le altre in cui avrei tradotto, lo farò solo per inglese e giapponese. Sì, ho letto quella news lì. Ma non 2-3, il 3. Vabbè, le lettere sono uguali ai numeri romani. Così dicono, ma per me è una scusante, perché voleva risparmiare, personalmente. Io avrei aspettato addirittura qualche mese extra per avere il doppiaggio in italiano col labiale. Col labiale buono, insomma. Piacere, il mio sarto la faceva meglio quella maglietta. Ma mi sa che la fai meglio a te con 5 euro se ci sono siti appositi. C'è una conferenza di giochi che sta pubblicizzando dei cazzo di controller. A meno che non fosse un controller pro, cosa che non è. Che poi comunque ho letto, cioè io non lo sapevo fino a qualche tempo fa, che i controller Xbox One vanno ancora a pile? È vera sta cosa? No, perché davvero mi sembra tornare all'età della pietra. Penso anche per quello. Mi pare che il labiale fosse fatto con Cattura. He's been a thorn in my side. Che sta roba. And now he says he wants to cut a deal. He doesn't know what's coming. Tra poco ci vende le pentole. Poco ci manca ormai. Let's go back to the beginning. Ah, motion capture. As soon as I started handing out my calling card. Wasn't long before I was building an empire.
and making contact. I had a few ups and downs along the way. Cos'è un capitolo di una di una saga lunga sta qua Empire of Sin. Io non ho mai giocato a, cioè cos'è, uno strategico oppure qualcosa tipo Sim City con elementi action oppure una roba tipo Empire, Age of Empires. Visto così non mi dispiace quello che vedo, ma voglio essere sicuro che sia il mio genere. Quello strategico. Gestione strategico, porca vacca, mi stava interessando. Peccato. Peccato assai. Goldfinger. Max, guardate che l'ho già annunciato Nintendo alle 3. Quindi non è neanche un'esclusiva loro, tecnicamente. I fratelli Romero. No, non voglio mettere Caio stavolta. Perché il gioco non sembra neanche brutto, porca vacca. Se non fa strategico. Il luogo, the place. Ex Condorate il proibizionismo. Era quello che temevo. Una cazzata localizzazione italiana, ci vuole per fatto, siamo nel 2019. Ci vuole, sono pienamente d'accordo su tutto. Però ci sono dei fattori anche da prendere in considerazione. Tipo, ho scoperto poco fa che Eastward e Astward, quel gioco che abbiamo visto prima su Indie World della Nintendo, che era fatto era stato prodotto e o sviluppato, non ne sono sicuro, da Chucklefish, gli stessi autori di Stardew Valley, mi sembra. Sempre che non dica una cazzata. È in inglese, cinese e coreano, mi sembra. Cioè, localizzato, non c'è il doppiaggio. Ci sono solo queste tre lingue. Ma però ricordiamoci che è un indie. I giochi del genere, Mutant Year Zero, avevo visto qualcosa, aspetta, cos'era pure? Scusa un attimo, fammi dare un'occhiata, tanto qua non succede un cazzo. No, è un altro di quelli semistrategici, no. Fanatico, non ti sei perso assolutamente niente. Questa conferenza è una barba. Non è la portata di tutti, specialmente per gli indie games. Oh, Undertale tuttora non ha una localizzazione ufficiale, eh? È ancora in inglese. Se non ci fossero i traduttori amatoriali, noi saremmo ancora fregati, eh? Microazioni parti real time action su scacchiera, tipo. Non credo sia il mio genere, purtroppo. Di Square Enix, non di uno studio indie. Ha avuto i suoi alti e bassi, ha fatto stronzate. C'è anche qualcuno che è passato dall'altra parte, tipo la Sega, che ha fatto praticamente tutta la saga di Yakuza, anzi, tranne il primo, in inglese, o quantomeno
doppiato giapponese, sottotitoli in inglesi, e solo con Judgment, che è uscito di recente e che devo ancora recuperare, porca vacca, volevo fare una guida anche per quello. Con Judgment invece sono tornati alle origini, cioè doppiaggio inglese e giapponese, con labiale in entrambi i casi, e sottotitoli in tutte le lingue. Quindi alcuni fanno svolte, altri tornano indietro. La Square Enix ha fatto una cazzata. Ho visto il logo di Xbox dove sta la faccia da vacca, ma cosa? Non ho capito cosa hai detto, scusa. Un po' che rispetto ad altre grandi lingue. E solitamente c'è l'altrimenti italiano, non c'è perché i costi sono molto più elevati. Sì, ma per almeno mantenere un certo standard, porca vacca. Sta perdendo la sincronia audio la conferenza, eh? Sì, sì, ci sono tipo mezzo secondo di differenza tra quando parla e quando si sente l'audio. La conferenza, eh? Rare Trials avrà avuto circa 10-15 traduttori italiani. Kingdom Hearts 3 ne aveva 3 di traduttori italiani. Infatti si è visto come è andata a finire, no? Dream Drop Distance, almeno 2.8, ne aveva 2. Oh, ciao Walker! Ultralem, amico mio. Brava persona, Ultralem. Viene dimostrato, ti ricorda qualcosa? Sì, preferirei non ricordarmelo. Che bel divertimento. Quando mostreranno roba seria, mi sa che questa per loro è roba seria ed è una cosa tragica. Tra qualche minuto comincia anche la conferenza di Google Stadia. Sono mezzo tentato di andare a vedere quella lì, eh. Anzi, sapete che vi dico? Aspettate un attimo. Presentazione 3. No, non c'è ancora nessuna live. No, niente, nispa, nada. Oh, se qualcuno trova un link per la diretta di... Ancora, cioè mettono solo sta pubblicità adesso. Quanto cavolo sono stati pagati per fare solo pubblicità di questo? Ecco perché preferisco PS4. Io preferisco PS4 anche per altri motivi. L'Xbox si è fatto un po' perdonare delle stronzate passate, ma questa conferenza è una barba, però. Cioè, solo roba già vista. Trailer di Borderlands 3 che si vede anche su YouTube. Freebooter! Iniziare appena finisce Microzoz. Eh sì, ma su un altro canale. Sto ben cercando un eventuale altro link. Cioè, io ho più iscritti del canale di Google Stadia. Non ci posso credere. Ah no, eccolo qua. Dai, io tra... Come 70 minuti? Non cominciava... Come 70 minuti? Alle 19, non alle 18, che scemo. Minchia, ci dobbiamo suzzare un'altra ora con sti qua, vuoi dire? Ero sicuro fosse alle 18, porca vacca, che errore, chiedo venia, scusatemi.
No, io bypasso Stadia allora, se, se non comincia tra poco bypasso volentieri, guardate. What can fans expect from the Open Doors experience and over at the booth? Well, first I have to say, well played inside Xbox crew. As you can see, we work hard here, but we try to have fun. And so you guys definitely got me back with that one. Listen, this is the year of gear. Ci dobbiamo suzzare. This is the moment people have been waiting for. Sì, è più suzzare, vuol dire tipo subire qualcosa di simile. Ryan and Rob, they're going to be out here to world premiere. Da me si dice così a me. Day in questo momento. Comprensibile. Ti ha fregato il fuso orario. Il fuso orario che io poi c'ho l'orario completamente sbagliato. Anche se ultimamente, cioè negli ultimi due giorni, mi sto un pelino riprendendo con i ritmi sonno e niente casino, soprattutto qui fuori, almeno non tutti i giorni. Ok. Amici, si dice assuppare. Assuppare nel senso di subire. No, cacchio, devo usarlo sporadicamente solo quando ci sono cose buone. People will be playing Battletoads for the first time. Really, really excited. Ma me frega giocare, non sapere quanti. Niente Smash Boy Brawl, assolutamente nulla. Vedo un Battletoads lì dietro. Ovviamente è già finito. No, non ti far l'applauso da solo, ti prego. Poverino, è abbastanza emozionato anche lui. Comprendo perfettamente, anch'io soffro di panico da palcoscenico. Avrei cominciato a balbettare, probabilmente. Nintendo alle 3 del 2018, solo che al posto di Smash ci saranno questi. A subire o sopportare, tipo. Exactly, we've got a Mortal Kombat tournament, we've got the mountain coming. I'm gonna try to take that guy down. So yeah, I mean, let's do it. So I'll be here Thursday. We'll be streaming that on Mixer to people that want to watch at home, and it's just great to be able to celebrate with our fans. Absolutely, and it's not gonna be the only way this year, is it? There's something coming up in my neck of the woods, I believe, something called XO19. Can you give us as much information as possible about that? Yes. Ma riguarda cosa? What we were announcing and showing here at Gamescom was huge. Uh-huh. Just wait until you see XO19. What I love about this, it's a celebration. È un altro evento che hanno annunciato per Londra. The biggest inside Xbox show of the year. We have tons of stuff we're showing from our internal studios, from third party partners, a lot of big surprises. È più interessante tradurre i dialetti che sta conferenza. Non si smentisce mai. No, alle 3 hanno fatto un buon lavoro la Microsoft, hanno fatto un ottimo lavoro. È questa conferenza che è una balla. Ora t'assuppi, ora subisci. Sì, ma di 3-4 anni fa, negli ultimi due anni avevano capito come fare, ma oggi hanno voluto tornare agli albori. Purtroppo la gatta è qua e sta dormendo della grossa. Aspettate un attimo. Perché di non aver niente incastrato. Eccola qua. Non posso tirare la webcam più di così, che è già tiratissima. Comunque sì, Doc, come ho detto prima, te non c'eri, per le prossime conferenze magari mi creo una contromisura antinoia, ovvero sia tipo uno schermo in cui ci sono sia io, sia la conferenza, sia io che gioco da qualche parte. Dovevo scrivermela questa. Quei tre, si era fatta male. Consideriamo che non c'era la Sony, tanto per vederne una. And even the big man himself, Phil Spencer, will be in London for XO19. All of our creative teams will be there. Ah beh, ci sarà anche Phil Spencer. Fatti qualche partita solitaria pinball 3D. Sì, qualcosa di meno triste magari. You smash
crushed it, Aaron. All right, thank you. You said absolutely everything. Ragazzi si fanno attendere, almeno credo. È quello che credevo anch'io. So what we're going to do is we're going to throw over to Benny for another world premiere. Thanks, darling. Also, Aaron. Cosa? Aaron, if you, Aaron. You need a place to stay during XO19. You have to share a room with like the Xbox on mascot. No, aspetta, tipo L, cos'è the ball? Scusa un attimo. Right, I'm so jazzed. We've just been whizzing around in Cologne on scooters. It's been great fun. But cazzo, mi viene in mente. Vabbè, sono sempre incoglioniti fin dei conti. Ah, certo. Binding of Isaac, forse, boh. Qualcosa, qualunque cosa, guarda, non credo che abbiamo limiti su questa cosa qua. We're getting a glimpse into the characters and relationships that can truly shape the way the game is played. Let's take a look. It's awesome. Let's take a look. Sauce. Today's the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. It is said our people live a game by spiders. Until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. In Greedfall, the world and your story are ever changing based on the choices you make. Il mondo che cambia con le scelte che fai, ovviamente. As an assassin or soldier, first and foremost, you are a diplomat with all the social powers and status that come with it. Sì, ma com'è il gioco? Explore every faction settlement and deal with the powers that govern each. To overcome the challenges ahead, you'll need to befriend members of every faction. Some of you will journey, fight, and talk alongside you. Your Majesty, I shall present you to the governor. Oddio, che animazioni! Princess, Majesty, you are most confused. È un'animazione tipo vampire, questa. Forse. Free from anyone who's joined you so far, but choose carefully. Each companion brings something different to combat. Non sono convinto. Arms and mercenary of the Coin Guard Guild makes for a great frontline warrior. Meanwhile, Afra, a talented specializes in ranged weaponry such as rifles and throwing. Fa molto Assassin's Creed, almeno dal tipo di feel, insomma, trasmette lo stesso film. Qualche sessione a Wakfu, non so cosa sia Wakfu. During dialogues and diplomacy, your party members will chime in and react depending on your choices and what's being said. Sì, mi sa che l'hanno già detto tipo tre volte, puntano molto sul fattore app, puoi scegliere, ci sono conseguenze, tutte queste cose qua. Quelle animazioni facciali fanno molto Mass Effect Andromeda. Come combattono mi sembra un gioco mobile. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. Be sure to pay close attention to your party members' needs. Each has their own story. Però che ci pensi a turni, quindi sì, forse è meglio. Ignoring them for too long may even cause them to leave the party. Petrus is a missionary of Ptolemy with a remarkable way with words and an outwardly fatherly nature. Non è un po' spoiler questo? Spiegare chi è, che ambizioni ha, che da che lineaggio sì, credo sia giusto. His personal quest line and he'll inevitably open up. Develop close friendships with all of your companions and some. Sì, mono espressione. Finché non parla. Relationships in Greedfall can be as uncertain as the seas that ravaged here for these shores. Constantine, I'm here. Pull yourself together. Anche adesso che urlava, c'aveva un'espressione sola. Vabbè, la grafica non è tutto in un gioco, c'è da dire. La grafica non è tutto in un gioco. Però lascia un po' presagire, diciamo. Tipo Vampyr. Non era brutto come gioco, ma era molto ripetitivo. In cui scoprono sopra un pony. Sopra un unicorno, prego. Lignaggio, sì, è giusto, allora è giusto. Lignaggio.
For a limited time you can earn up to 4000 Microsoft reward points when you spend 40. Dovrei farmi sostituire dall'omino degli Animaniacs che dice buona idea, cattiva idea, che fa solo giusto per prendere tempo. Leggere il dialetto veneto, ma io non lo so fare il dialetto veneto, io non so fare nessun dialetto, a dire la verità. Sono atroci qualunque dialetto. Alright, coming up, we've got Bungie back on the Xbox stage for the first time in years with Destiny 2. Presto, accendete l'interruttore dell'emozione in questi qua. Applaudono in tre. Minchia, un po' mi fa imbarazzo per loro. Fans of the Surge, get ready because the sequel has a bigger world, tougher enemies. Metro Exodus, ma non è già uscito? Forse un DLC? No, the Surge. Non sta parlando di Metro Exodus. Set in the ruins of a futuristic city. You must escape a merciless le città futuristiche, perdonatemi, ma mi hanno leggermente scassato il cazzo. Ma non dico in questo gioco, dico come concetto. Già in Cyberpunk non ero molto convinto, eh. The Surge 2. Sarà anche questo? No, aspetta, questo sembra più un RPG in terza persona. Create your character and survive thanks to your Exorig, a powerful mobile machine that gives you increased strength, speed and endurance. To get new gear, you'll need to take them from your foes. Nel frattempo sto giocando a The Sims. È comprensibilissimo, Ard90, non ti biasimo. Io stesso giocherei qualcos'altro se riuscissi a fare l'editing in tempo reale. Like every machine, the Exosuit can be tuned, adjusted and upgraded to your liking. Opt for speed and agility or focus on taking powerful blows to convert them into energy. Vabbè che col passare del tempo io sono diventato anche molto più schizzinoso coi giochi, per onestà di parte. Ma è estremamente difficile riuscire ad accontentare tutti quanti con i nuovi giochi. City Skylines, se ti piacciono i gestionali. Forse ce l'avevo per Steam, non ne sono sicuro. Ma più che gestionali, boh, a me piacevano un po' tipo God Games, tipo Age of Mythology. È l'unico che abbia mai giocato ed è l'unico che mi abbia mai divertito. Ho visto gameplay di altri, ma non mi sembrano stimolanti allo stesso modo. Però comunque sia, dovrei farlo su PC, mi servirebbero altri schermi, vabbè. Tanto per cambiare. These weapons range from military security batons to jury-rigged homemade spears. Each weapon has unique attack speeds, ranges and damage types. Tra 12 giorni esce Astral Chain. Tra 11 giorni esce anche Man of Medan. Each with their own advantages and uses. Dodging is for those who believe prevention is better than cure, and for those who enjoy a more aggressive defense. For more advanced players, you can use either the duck or the short hop to evade high or low attacks. These are followed up by a counterattack, which staggers enemies. Forse per questo che Undertale è diventata una così piacevole novità. Blocking can be used to gain energy, which is the resource used for injectables and finishing moves. A block can be defended if you have enough stamina. Sì, ma stai raccontando le basi su come giocare a un gioco, dai. Proprio le basi, vanno dette subito. Which rewards a lot more energy and leaves even the tallest enemies out of balance. Ma cosa dovrebbe essere esattamente? Una specie di Souls? The Surge. Chissà prima com'era. Following you is your faithful combat drone, which can be fitted with several different modules, including EMP grenades, Gatling cannons, powerful charged lasers, industrial. Vabbè, devo per forza rimetterlo su, dai. These can be used between your attacks for devastating combos, as well as openers and finishers to your fights. The drones can also be used to interact with other players in asynchronous multiplayer. Stesse cose, sì, non è neanche tutti torti. Revenge enemies also appear, powerful foes who have been upgraded by slaying another player.
Gli attacchi di base uguali. Anche questo è vero. E con ciò la conferenza. Tutta piena di Kaio sparsi qui e là che mangiano un coscio di pollo. Uffa! These are the tools at your disposal and will be the means for you to overcome every threat. Survive the Surge 2 on September 24 on Xbox One. Hai finito? Bene. Mi mancano. Ah, vabbè, dalla padella alla brace. Mi mancano le conferenze Sony. Mi addormento adesso, però sono fregato. Io devo continuare a lavorare dopo. Se volete supportarmi, potete farlo con Twitch Prime oppure donando qualcosa. Giusto per. La butto lì. Tanto per ravvivare un po' la situazione. La mia situazione in questo caso. Ecco, sono emozionatissimo. Ricordatevi queste cose qua. I'm the most excited. I'm super excited. Sono sempre frasi stock, le dico tutti quanti in qualunque conferenza, quando non sanno che cosa dire. Finishers are very simply another element of the combat, another tool that you'll be able to take into Destiny combat that lets you finish off an enemy with a flourish. Aspettate un attimo. Mi sembra questo tizio qua mi sembra un mix tra. Aspettate, ogni tanto c'ho ste visioni. Different class oriented finishers, okay, and yeah. Everyone when Destiny 2 Shadow Keep launches will get all three of those finishers. Ooh, very exciting. And what I'm noticing here is while we're playing, obviously we're cutting through a lot of footage here, but it doesn't seem like there's any cooldown between finishers either. You can kind of just can you rampage through and just finish. Oh yeah, you can rampage. Ecco, questo qua che parla mi sembra un incrocio tra Matthew Broderick e Kevin Smith. Ditemi se sbaglio. So once you start digging that system, more things become possible with finishers. All of a sudden you can say, no, Destiny proprio cascate male, qua proprio non me ne può fregare di meno, non ascolto neanche. And that one right there, probably my favorite one. If you finish an enemy with that mod equipped, you will spawn a heavy ammo brick for your entire fire team. Wow, that's incredible. But it will cost half of your controlla su internet, Doc. Kevin Smith è Silent Bob, per chi non lo sapesse. Matthew Broderick è quell'attore mediocre che ha fatto Godzilla, il protagonista di Godzilla 1998. Sounds like a really good way to, you know, if you want to spice up your gameplay a little bit, you can add a combat mod in instead. Maybe sacrifice a bit more utility, you know, maybe be less selfish is what I'm thinking. Well, there's totally selfish ones too. That's all fish, ecco, esatto. Quello lì è Matthew Broderick. La battuta più inutile del mondo. Io qua mi rompo le balle! Porca vacca! Sapete, vi dico. Adesso mi gioco qualcosa e basta. Lo faccio, fanculo l'editing, fanculo tutto quanto. Questa conferenza è una rottura di cazzo! Ma non perché Xbox, proprio perché è noiosa! We even just took a look at some of the different options that we have in the game for selecting your difficulty so that you can go and se mi metto a giocare a 3DS, non lo so, voi vi offendete se mi metto a giocare a qualcos'altro? Cercare di cambiare titolo. No, la conferenza resta, La conferenza resta. Mi metto solo qualcosa così nel mentre in attesa di qualcosa di migliore. So when you've got that one guy on your fire team who just can't help himself and has to do a finishing move and then he dies and you're just, thanks for ruining my flawless. Well, it's exciting. Mi giocherei anche Blood and Truth se potessi. And so you rush across the board. Cosa mi metto su, boh, qualunque cosa. You can do it on everything below. speaking of personalization. Portare la Gamma Chip 99. No, please. Can you tell us the secret to creating the elite solitario per Windows?
Ma esiste ancora solitario per Windows? Io l'ho cercato tempo fa, non c'era mica nel mio sistema. Ah, manca il disco. Monster Hunter in attesa di Iceborne? No, io dico basta con Monster Hunter, grazie. To share with their friends. So that Destiny's all about teamwork. It's all about playing qualunque with cosa. People that are on your fire team. Sekiro non mi sembra il caso. Elder Scrolls Online no. Questi li ho installati soltanto per giocarli con gli amici. Bloodborne pure. Plague Tale l'ho disinstallato. Caniscan Edit l'ho platinato purtroppo. Andate genocida. Genocidio te se non la smetti di proporlo. Zelda, a una conferenza Microsoft non so se è la cosa migliore. When can we see the games piuttosto? Okay, that's not so long. That's not so long. Cosa c'ho qua, accidenti. Dragon's Dogma serve un altro disco. Oh, Metro Exodus, ma cosa c'è di nuovo in Metro Exodus? Espansione? Esce una data di remake così di botto. Sarebbe da veri bastardi questo, eh. Novodisc. I've been trying to say that all day. Sai che hai detto una parola sbagliata. I got the first one. A story that helps guide Colonel Miller's mission to discover the reason for this. Mi scarico Spider-Man e gli DLC. Ah no, non c'ho i soldi, è vero, che cazzo scarico. Sarebbe stato da fare però. Perché dovrebbe interessarmi? Ah, per quelli a cui interessa Metro Exodus, sicuramente sarà interessevole. Days Gone l'ho disinstallato, sì. Accidenti. L'unica volta che poteva servirmi qualcosa. Oppure no? There were quite a few survivors here. Fammi vedere, magari questo è interessante. Conversazione con Dmitri. Dovrei giocare anche quelli, cioè almeno dovrei fare delle guide per quelli. Ma Italian Hard Beats for Years of 4-5. Come dici tu, Alessio? Se non ci fossero stati i jumpscare l'avrei anche giocato volentieri. Guarda, ecco appunto. Io con i jumpscare non mi trovo per niente bene. Potrei giocare a diverse cose in realtà. Ce ne avrei parecchi in mente, ma la maggior parte di queste cose sono su PC. Quindi come cacchio posso fare? A parte che non so neanche se occupa tantissimo spazio. C'è il Nemesis! C'è il Nemesis! Corri, scappa! Feast of the North Star? No, quello lo pubblico poi. Prey lo devo reinstallare, mi sa. Oppure no? Ah no, però devo andare avanti con un certo criterio perché altrimenti non ottengo certi trofei. Rage 2? No, non manca il disco. Fuck! Non giocherai mai a vari Resident Evil? Dipende da molti fattori in questo caso. Ad esempio ho fatto Resident Evil 7 con PlayStation VR alla cieca, ma non al buio, credo. Perché c'erano diverse occasioni speciali da festeggiare, diciamo. Ma non fateci l'abitudine, appunto, perché io coi giochi horror non mi trovo bene. Man of Medan lo farò comunque perché devo, diciamo. I giochi cinematografici sono una cosa esterna. Gears 5, no, purtroppo non mi interessa. Che sapor! Che sapor! Buio con visore non penso faccia differenza.
È una questione psicologica in quel caso, Doc. Che devozione. Dovrò anche platinare del Devil May Cry 5 un giorno, molto lontano. These games, ma non ci sono solo questi giochi. Un Banjo Kazooie tirato lì tanto per. Io sono cresciuto con quello, non con questi. Sarà un ragazzino nell'anima, ma me ne vanto proprio. Aspetta un attimo. Mi guardo Spider-Man. Ho preso tutti i trofei del DLC. No, del primo DLC che ho. Here's fan base. This is like the most passionate fan base I've ever been exposed to. They're so warm and welcoming, and they love this game and they're passionate about it. When you meet them in person, it's almost as if everybody knew each other. No. Whether you're in it. Beh, facciamo questo allora, guarda. Ironico, gioco un gioco Sony mentre c'è la conferenza da Microsoft. Ah no, aspettate, però devo fare un salvataggio esterno. And the amazing team at the Coalition is working hard to bring you our most ambitious Gears Award title yet, Gears 5. Resto bambino nell'anima, eh. Ma io ho 30 anni ormai, ma resterò così, non penso che riuscirò a... Cazzo, non è che svaluto tutti quanti i progressi che ho fatto. Fatemi ricontrollare, va. Crimini di quartiere. Ok, già pensavo Spider-Man, però sto avendo un ripensamento. È difficile scegliere. Crash Team Racing giocherai online, quindi non posso mettere in pausa qua. Ah, Horde Mode. Bene. Ora che so ciò. Non avevo tutti. Ah no, è vero, tutti i giochi con i livelli procedurali, purtroppo li ho finiti e platinati tutti. Credo, aspettate un attimo. Com'è che si chiama quello? Souls. Accidenti. Cazzo, era bellissimo quel gioco. Dead Cells, ecco cos'era. Ecco, mi reinstallo questo. Dovrebbe esserci anche un'espansione, mi sembra. No, c'è un cazzo, accidenti. È stato bloccato il nuovo Batman. Perché ce n'era un altro in sviluppo. Non stavano pensando a un gioco su Superman. Destroy all humans. Devo ottenere alcune cose. Enter the Gungeon, ho finito tutto quanto. Heavy Rain, lascia stare. Hollow Knight platinato e non lo giocherò più. Inside, ho preso tutto. Che sei perso? Nulla, nulla. Barba. Little Nightmares, devo fare la guida dei DLC, altra cosa da ricordarmi. Mad Max lo dovevo finire, ma non mi ricordo più neanche come si gioca. Mafia 3 mai iniziato. Metro Redux, tanto per dirne una. Metal Slug platinato. Parappadera, però non posso giocarlo perché devo sentire le cose esterne. Resident Evil 7 lascia stare. Resident Evil 1 lascia stare. Prime. Rogue Legacy platinato. Cacchino, non so proprio cosa giocare. No, non per questa fase qua almeno.
Isaac platinato, Last of Us platinato e oltre. Timbleweed Park l'avrei voluto giocare, ma l'ho platinato anche questo. Gears 2 Horde. It was lightning in a bottle. It was completato. You know, what people look back on as the defining tutto, defensive game mode of games. It was uffa. The idea that Nier Automata giocato, fatto la guida e platinato. Fatto la guida completa, anzi. Like, without any cutscenes, without any, you know, character development. Nier Automata. Ma l'ho platinato, che scopo? Gears 5, what we feel that we've done, perché ho solo la demo qua? Almost the complete realization of what Gears 2 set out to be. The big thing for us now is this idea of ultimates. Gravity Rush, giocato il primo, giocato il secondo, platinati entrambi. Ecco, sono d'accordo con Nex Fanatico. Wipeout lasciamo stare, i giochi di macchine non mi divertono. Visto che è casino essere uno streamer. So you don't need to worry if she gets in a tough fight. There's also a really big thing called taps now, which are these energy geysers that show up around the map. Because generally once you find an ward, you would like lock in on a particular place and you would defend from that place for the entire 50 waves. Now, in order to get as much power as possible, to get as strong as possible, you actually have to like move and expand your base to go and capture the energy taps. And every 10 waves, once you beat that boss, a new energy tap appears and you have to go and so it's really changed the now it's much more. Se ho cos'è il P? So che è sbagliato a scrivere, però un gioco vecchio di 9 volte li ha fatti tutti. Beh, no, guarda, ne ho trovato uno, Un gioco che mi diverte tuttora anche giocare a cazzeggio così ogni tanto, soprattutto con gli amici. Anche se nessuno vuole mai giocarci con me. Ed è anche molto leggero. And here's a Dell build. Purtroppo te li sei giocati. Lo so, Doc. Ok, ho il gioco. Subtle but super important is that whenever you pick up power, which is the currency in Horde, that power gets equally distributed amongst everyone. And that means that if you see some power on the ground, everyone will want you to pick up. And then we've added stuff to give more information to the players. Finito l'abbonamento al canale, ma mi dice che quello Prime non è ancora disponibile, è passato il mese. Quando sono abbonato è ancora il Prime. Non so come funziona in questo caso. Doc, come si spiega questa cosa qui? Esce una nuova espansione, quindi solo se ha dei trofei. Solo se ha dei trofei ci gioco. One of the most pivotal roles on the battlefield. Cattura finestra, dispositivo Jack cattura video. Sì. He moves really quickly, faster than anybody else. Qua. He can heal people, repair things. Really, he's the jack of all trades. Giusto per restare in tema, insomma. Ecco, mi metto un Metal Slug così a cacchio. Devo ricordarmi 19. Ricordatemi 19 che devo. Devo evitare di. Cioè, devo rimettere l'audio come era prima. Ma per completismo, perché è un buon gioco per le live. Ma i trofei sono quelli che mi spingono ad andare avanti. Non ci gioco da qualche tempo, quindi prendo l'unica italiana che c'è. Ah, è vero, i comandi sono diversi. Sai a che difficoltà siamo? Posso mettere in pausa nuovamente? Sì. Un classico. Ecco, devo fare così per le prossime live. Posso anche perdere qua, non sto prestando completa attenzione a quel che succede, insomma. Ma siamo ancora a Gears? Porca vacca. If you are a Game Pass Ultimate subscriber, you can get Gears 5 on September 6th. For everyone else, the game will be available on September 10th. Sì, faccio anche la strada difficile.
Sta concentrando a scrivere. Dicevo, c'è un utente che gli è scaduta l'abbonamento Prime, ma dice che ce l'ha ancora, qualcosa di simile. Dark Chronicle. Io ce l'ho per PS2, ma non costava un fottio. Ah, immagino il rifacimento per console di ultima generazione. Cominciamo bene. Mi fanno paura le murene. Both defines them as well, yeah, as creates a really great relationship with the team. We've got Kate going invisible, we've got JD that could call in like a giant artillery strike, we've got Dell. Each one of them you're gonna have to find the character that works for you and works best for the team. And it's and they're per character, so it's not on a per role thing. So even if you have multiple engineers, una pulizia grafica, sì, è a nuova grafica, vabbè. Vabbè, io ho fatto. Ho platinato dei giochi molto difficili da platinare, quindi non si può sapere. Aspetta, fammi controllare quanto è la percentuale di completamento. Dark Chronicles, hai detto? O Chronicle. What character you want will give you your ultimate, but also that when you're collecting that power, you're not just collecting the engineer. Like in Gears 4, you're basically collecting power to get Dark Chronicle. Oh, I want to do more damage. I want to do more headshots. I want more ammo. I want more health. So you, as you're playing, you have this in-game progression that you can change who you are. Me lo trova. And so you have out-of-game progression in the cards, and you have in-game progression in the perks. Cronache di Riddick. No, non me lo trova. Vabbè. Comunque, io ho dei platini da 0,1% per capirci di cioè a livello mondiale. Tipo io che non ho mai giocato a questi giochi prima. Vabbè, ho giocato al primo e mi sono rotto subito le balle. But even also from the morto. Immaginavo. E non mi interessa. Tanto sto guardando in basso mentre sto giocando praticamente. But the idea of like going into cover and pixel hunting, shooting and all those sorts of things, like Jack doesn't have that. Jack floats above cover. Jack does area of effects attack. So if you have somebody who's just new to the game, they can come in as a support bot and they can help you. They can heal you. They can keep you like, you know. Ti possono uccidere addirittura, mamma mia! Ti possono uccidere in un gioco simile, mamma mia! Come cavolo si può fare? L'umanità! And we really wanted to make them like a really critical part of the team. It wasn't just about having like a support class that sort of stands at the back and does nothing. Jack is super critical. We really wanted to envision him as your best buddy, as like your best friend, like each of the other tipo classes. Tipo persissimo, non mi interessa. I want Jack to follow me, and that's something that now there's so much demand for Jack. When you're playing him, you just constantly feed like you're feeding all these little birds. And he has a crazy ultimate, like he has this high Jack. Yeah, because we're big about puns in Vancouver. Nice. And so Hijack is basically shoots a dart into an enemy and then takes control, so possesses that enemy. So if you have, you know, something coming at you, like a Scion with a boom shot, you can take it over and now Jack player becomes a Scion with a boom shot and can help destroy the enemy. Ora c'è la PS4, ti dico quant'è la percentuale esatta di trofei. Ok, sappimi dire, va bene. Dark Cloud 2, vediamo un po'. Dark Atlas 2. With that in mind, what sort of sets coordinating Gears 5 apart from the previous iterations? You obviously taught them already, but... Yeah, I mean that's probably the Dark Cloud 2, vediamo un po'. Qua dice che Dark Cloud 2 è 0,8. Il primo invece è 5,4. Beh, neanche male, tutto considerato. Quelli più rari che ho io invece sono. Un attimo che lo dico subito. And that means that you have to really understand whether you want to move your base or just ecco, trofei più rari. However, they do provide a ton of power to power up your perks, to buy fortifications with. So if you decide to leave them alone, it's like your own peril. 0,3. C'ho trofei più rari di quello lì di Dark Cloud. Di Dark Cloud. Lots of options. Well, now from software to hardware. Because of the hoodie. Anyway, let's take a closer look at something Gears fans everywhere are sure to salivate over. It's the limited edition Gears 5 Xbox One X. We recently caught up Xbox One X, ma qualcuno l'ha presa effettivamente quella console. Io non ho mai seguito questa faccenda. Unique in the way that it
push is on innovation and storytelling in the hardware, and that was the hard part for us. Like, storia, okay, innovazione, ok, ma lo fanno poi? Cioè, c'è la storia e l'innovazione? When we were designing the console, we imagined that Kate was walking across a frozen lake, like the one that you see in the E3 trailer, and something in the ice catches her eye, and she leans over and clears a patch of snow, and she sees a reflection of the Omen looking back at her. In reality, there are electronics in this console. There's no way we can put. Come ti chiami su PS4? Io sono Otakumen, semplicemente così come com'è, insomma. We were able to express the idea by laser etching these ice cracks around the Omen. We've never laser etched that much before. I mean, the laser. Su che sito stavi guardando? Su su PSN Trophies. Character in the game, and she is exploring this Arctic environment. She wears an Arctic armor, which is new in the game, which was exciting to us. Whatever we were going to work with in terms of accessories and hardware, we wanted to family with what the console is going to look like. And so we were able to work with Seagate on some amazing 5 terabyte and 2 terabyte drives that look basically like. Sì, sento un gran parlare di dati, ma poco di giochi. And we worked with Razer on like keyboard and mouse. This is one of the first, I think, wireless keyboard and mice for the console. And then get it. Ah, ho una tastiera, non è uguale a quella, è diversa. Che tra l'altro poi l'altro giorno mi è caduto un mobile e indovinate dove è andato a finire? Dritto sul pulsante barra spaziatrice, insomma, adesso si è incrinato e adesso ogni volta che clicco più volte in un punto sì, dopo un po' si piega. Ho contattato l'assistenza, spero che mi mandino un sostituto del pulsante prima possibile, perché altrimenti non mi divertirò molto. Qualche novità importante? Un sacco di trailer, ma poca roba importante. Tutta roba già vista, praticamente. Valve? Come sarebbe? Hanno amici alla Valve? And today you can start pre-ordering today for PS5 on Steam, and it'll be crossplay, so it's gonna be awesome. Mannaggia. Platino per Dark Chronicle è 0,8, sì, molto meno. Su PSN Trophy si possono fare anche i paragoni, insomma, si possono paragonare i trofei che si hanno, il livello di rarità, il livello di giochi completati al 100%. A me piace molto come sito. E poi ci sono anche, c'è lo spazio anche tipo per quelli che fanno le guide o i forum. A me piace moltissimo. 34 spettatori adesso che non sto facendo un cazzo inerente alla conferenza, roba da pazzi. And it's, you know, she's the subterfuge experts, and so she's gonna distract the enemy while everybody else goes. Piccola curiosità, in Metal Slug 3 qua fui terrorizzato la prima volta che ci giocai a secondo livello di Metal Slug 3, insomma, perché gli zombie, sapete com'è. Però poi, insomma, diciamo che è uno di quei giochi che mi ha aiutato a farmi coraggio contro i mostri, ecco, diciamo così. Metal Slug a tira. Metal Slug Mini, sembra che lo giochi da cellulare praticamente. Io faccio sempre questo approccio perché cerco di far sopravvivere tutti quanti gli umani. Sono troppo buono, gente, dovrei essere più stronzo nella vita. Momento di Stadia. E viva, l'ho salvato. Custom weapon skins, custom banner, custom mark, like all the customization stuff that we have with it as well is really cool. Yeah, it's I cannot wait to kind of like, cazzo, no. Get my hands on with it. No, mi dispiace, scusami. You've also got a clothing partnership which I've lived in for, like, since E3. Detesto perdere degli innocenti. Washington. Yeah.
I mean, we've been working with the folks at Bathing Ape. Mm-hmm. They have an ape line that we've. You got a tease of at E3 with our blue. Cazzo, però, è già un'ora e mezza che vanno avanti parlando di fuffa praticamente. Vediamo quando finisce. Diciamo solo qua, vediamo quando finisce. Limitiamoci a questo. Presto, prima che li infettino. Cazzo! So, ma conviene essere più zombie che altro, ma vabbè. Very much appreciated. I'm going for the red theme already, right? I just need the hoodie. You need a bigger beard, though, if you're going to go lumber sexual. You need a bigger beard. It doesn't grow. Cali di frame anche su PS4 Pro. Also, the streetwear lover in me is keen on what's in store for Gears and Bathing Ape. Cazzo, sto guardando il tuo profilo, madonna quanti plati, sono 114 mi pare. Io c'ho un po' di problemi con i platini, praticamente, oh cazzo, zombizzato. Vabbè, anche essere zombie fa figo. You're going straight to hell. So, you know, since E3, we've heard a lot of people asking about, like, well, what about the campaign? You know, we're going to talk about Escape, we're going to talk Versus, we're going to talk Horde, which we were doing. People want to know about campaigns, so... No, non ci vado dagli uomini di neve. Sono pericolosi. Forse in sviluppo Metal Slug 8. Avevo sentito qualcosa in merito, ma non è molto chiaro. Non è molto chiara questa cosa qua. Cioè, come dovrebbe essere il nuovo Metal Slug? Uguale agli altri? Grafica 3D? Che ne so, più lungo? Com'è la trama? Insomma, mi faccio molte domande su questo fronte. Perché Metal Slug mi piace come gioco. Alcuni più, alcuni meno. Il 3 è per me il migliore di tutti, comunque. Spider, praticamente il più semplice. No, ce ne sono di più semplici, credimi. Ah, cazzo, ho perso l'occasione. Vabbè, non importa. Another World? Ce ne sono molti altri, vabbè. Era solo un esempio banale, basico proprio. Xbox London, sì, ok. Cos'è? 14 novembre? Mi sa che hanno finito, vorrei dire. Evviva! Ho perso un'ora e mezza del mio tempo lavorativo! Qualcuno farà meglio a darmi qualche soldo. Anzi, no, dico come dire a Max. Come diceva Max di SMX. Voglio subito il rimborso! Ma non ti hanno ancora pagato. Ah, sì? Allora, meglio che qualcuno mi paghi subito. E quel qualcuno devono essere quelli che hanno fatto la conferenza, intendo, non voi. Ah, è vero, 93 vite. Minchia, faccio proprio schifo oggi. Vabbè, è filler. E questo è filler, dai! Ah, ormai finisco sto boss prima di... prima di mollare tutto. Quanto manca? 20 minuti alla conferenza Stadia? Non me la sento molto di farla, voi che ne pensate? È che non vorrei che fosse esattamente come questa qua, per capirci. Urrà, 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 giubilo in tutto il regno. Non mi sono divertito durante questa conferenza, proprio no. Cosa ti sei perso? Niente. È finita la conferenza. Non ti perdesti nulla. Ormai non ci sta più niente da dire, infatti. Bene, ho vinto, basta.
me stadio non sarà così, ma ci saranno comunque un botto di delusioni. Quindi la maggioranza cosa dice? Niente live o live ugualmente, anche se probabilmente sarà una barba. Io non me la sento, la mia la sapete. Il numero 19? Chi? Numero 19 su quale fronte? Live per deridere Google? Mancherebbero 20 minuti. L'audio. Ah, giusto, devo risettare l'audio, è vero, grazie. Scarica Dark Chronicles. Non c'ho soldi da spendere. Chiedi a Google di lanciare una moneta. No, ho provato 1000 siti per lanciare la moneta, non funziona mai praticamente. Fai come hai fatto fino a poco fa. Ma non mi diverto. Vabbè che è Google Stadia, quindi buff. Vediamo i dadi del destino. Visto che li ho ritrovati l'altro giorno e li ho persi adesso apparentemente. Ah no, eccoli qua. Sceglieranno i dadi del destino. Se viene... tiriamo una monetina. No, faccio io. Se viene meno di... Aspetta, com'è che era? I 12 sì. Se viene meno di... cioè tra 0 e 6... la faccio. Se invece viene tra 7 e 12, non la faccio. Meno di 7, sì, insomma. La devo fare, uffa. 2, 3, 5. Due coglioni. Vabbè, okay. Che facciamo? La live unificata o... ne faccio un'altra, per me è ininfluente, guardate. Pari sì, dispari no, facevi prima. Anche, cazzo, io solitamente faccio a cifre, però mi viene più naturale. Tutt'uno, allora aspettiamo. Unifichiamo a questo punto, devo cambiare allora il nome della live, scusate un attimo. Che spreco di tempo, però. È diventata più cazzeggio in questo caso. E non dico polleggio, proprio cazzeggio stavolta. Se no perdo spettatori. Vabbè, perché tanto non fa molta differenza anche in quel caso lì, non credere. Allora, cambiare nome. Modifica. Tanto poi non la modifica neanche alla fine. E Google Stadia. Connect dovrei mettere? Cosa dice il sito? Guarda. Stadia Connect. Facciamo Stadia Connect allora. Stadia Connecticut. Avrà cambiato? No, non ha cambiato la chip. Che può usare due dadi è sempre un errore. Una delle due chance ha meno probabilità di uscire. The fuck? Il quello di auto è invidiabile in tutti i sensi. No, non auguro nessuno ad avere la mia fortuna, eh. A nessuno. Infatti non ha cambiato un cazzo di niente. Stadia Connect. Deve rispettare le linee guida. È finita, io mi ero già reso, che noia. Cioè, che diamo un'occhiata se è pallosa a monte. Ah, tanto comunque dobbiamo aspettare, in ogni caso, un quarto d'oretta. Cazzo, se avessi almeno qualche porcheria da mangiare me la mangerei anche, ma purtroppo devo cucinarmi tutto quanto. Devo ancora pulire i piatti, poi tra l'altro, vabbè. Io li spingo tutto, tanto non ci sarà nulla di interessante. Vediamo. Prossima conferenza chi è? L'ho detto per 3 ore. Google Stadia Connect. Si può succedere tra 2 e 12. Ah, è vero. Vabbè. Non ci avevo pensato. Ah, chi è? Oh, The Zef. Ah, prima donazione di oggi e anche dell'ultima volta, mi sembra.
The Zef. Aspetta un attimo che non riesco a vedere un cazzo. Ha donato 100 bits che corrispondono circa un euro. Io finora non ho ancora visto un becco di un quattrino da Twitch comunque. Dark Chronicles costa 15 euro. Ecco, per iniziare un euro, credo. Non so se 100 circa sia un euro, forse un po' di più. Non lo so, spero di sì. Comunque ringraziate The Zef, gente. Oh, prima donazione di oggi. Molto obbligato, grazie. Adesso però devo cambiare la pagina, scusate un attimo. Così. Yes. Aspettiamo e aspettiamo. Ripristinerà la schermata, la dimensione della schermata dopo, appena partirà il countdown. Grossare! Non capisce la mia reference a Miccanti. Quali reference? Vabbè. Io sono troppo leso purtroppo per arrivarci. Ancora un quarto d'oretta e dovrebbe partire. A questo punto potevo dedicare sta serata al polleggio su Zelda. Invece no, ho voluto fare l'Inside Xbox. La partita a Perudo. A che, scusa? A Perdo, più che altro. Adesso Perudo. Che poi io alla fine non ho mai controllato i giochi che ci sono sul PS Now. Il gioco di Daddy che si vede in Pirati dei Caraibi 2. Non mi ricordo neanche cosa fosse. Ah, altri 100, così. Giusto per... Ringraziamo ancora Zef. Oh, son 200 bit alla fine in totale. Ringraziamo ancora Zef per gli altri bits. Sempre The New Order. Ironico, ci avrei anche tutta quanta la trilogia di Borderlands qua, o bilogia, quel che cacchio è, su PS Now, ma non ho il tempo per giocarci. Le due scatole. Vorrei far più cazzeggio che altro con i nuovi lavori. Che sfiga, poi è uscito adesso The New Order, Wolfenstein, e io l'ho comprato e pagato qualche tempo fa. Google Assistant se Stadia mi deluderà, mi ha risposto non sono sicuro di aver capito. Ah, mi pareva. Chiediamo a Cortana allora. Che in effetti poi posso anche farlo. Io ce l'ho Cortana qua. Vediamo un po' se funziona. La conferenza di Google Stadia sarà una delusione? Niente. Allora proviamo. Cos'è Google Stadia? Va a cagare, ma Edge, non ti voglio mai più vedere. Vuoi rispondere alle mie domande, porca vacca, Cortana? Ecco cosa potete chiederle, ma va a cagare! Ah, altri 100 bits! Com'era il detto, non c'è due senza tre, più 100. Grazie ancora, Zef! Ringraziate Zef tre volte, gente! Tre, dry! A volte è meglio tramite Streamlabs che tramite Cheers qua, Beats, però va benissimo anche così. No, perché con la donazione diretta tramite Streamlabs mi arrivano direttamente i soldi, qua invece passa per Twitch. È una cosa tecnica, comunque sia, niente di che. Oddio, provo a chiedere qualcos'altro a Cortana. Sai chi è Otakumen di YouTube? Chi è Hot Akumen, ha scritto? Ha scritto Hot Akumen.
Chi è Io sono Takumen? Io sono Takumen, ma porca puttana. Non sei di aiuto, Cortana. Ma va a cagare. Lascia stare il pulsante Cortana, che è inutile come uno scolapasta senza buchi. Vuol dire che Cortana ti trova sexy? Beh, se trova sexy... Aspetta, fammi scrivere. Trova sexy un'altra persona, apparentemente, non me. A parte che io non sono sexy, mi hai visto, sono un ciospo. Ha scritto Hot Akumen, così. Forse è un gruppo di persone. Akumen, in fin dei conti, non man. È man, questo qua. Nami sta ancora dormendo e non si schioda da lì, nonostante il casino che stiamo facendo. Aggiunti di recente, MotoGP, chi se ne frega, Raven Remaster, chi se ne frega, c'è Castlevania, avrei voluto provarlo, però non si può scaricare. Vabbè. Intanto neanche Siri sa cosa dire riguardo la conferenza. Ah, ma Siri, Cortana, sono tutte uguali queste qua. Che è stato? Ho sentito un bip. Scaricabile. Ah, bene, hanno risistemato PlayStation Now. Scaricabile. C'è Adventure Time, Pirati dell'Enchiridion. Anodyne? Che cacchio è? Oh, controllo se ci sono dei giochi che posso provare, nuovi, che mi interessano, eh? Che cacchio. Io sono Hot Akumen, Super Seducer non lo tocco, anche perché mi sa che è uno di quei giochi bannati da Twitch, tra l'altro. C'è il primo Knack. Non mi intriga molto l'idea di giocarci, se devo essere onesto. Mi sembra un po' una cagata, se devo essere proprio papale. C'è Arkham Knight scaricabile, Bloodborne lo so già, Bound by Flame lo ho presente. Dandara no grazie. Darksiders 2 Definitive Edition, ho fatto un errore enorme a iniziarlo. Destroy All Humans ce l'ho già, comprato con soldi miei ovviamente. Fallout 4 molto bello, l'ho visto, non è malissimo Neck, ma è un gioco basico. So soltanto che ha doppiato divinamente e che c'è anche Massimiliano Alto tra le voci. Tanto per ridere un po', prova Fortnite. No! Niente Fortnite! God of War 3 Remastered, avrei potuto anche giocarlo per ottenere due volte il platino. Nudge. Green Fandango finito, giocato, platinato. Potrei entrare a Silvania 3? No. Semplicemente no. Knack, eccolo qua. Kingdom New Lands, non mi sconfinferava. Loco Roco, non lo giocherò mai più. Gioco di merda. Mafia 3 mi intrigava, ma non vorrei che fosse uno di quei giochi che mi tiene impegnato lì, insomma. Quanti siamo a proposito adesso? 26, e non c'è nessuna conferenza. Ok. Metro Redux, ce l'ho già. Pagato anche quello con soldi miei. Mousecraft, MotoGP, non me ne può fregare la cippa di niente. Mai. Nightmare from the Deep, Primal, Prey devo finirlo. Red Dead Redemption 2 già finito ovviamente. Platinato anche quello. Real Farm, Red Faction 2 non so. Reus l'avevo visto in un video di Jordan Underneath, che purtroppo adesso ha cambiato completamente il modo di fare video, ha cancellato buona parte di quelli suoi vecchi. Peccato, perché era uno youtuber che mi piaceva moltissimo. Sherlock Holmes, la figlia del diavolo. Ho sentito che grosso modo come Vampire. È mediocre al massimo. Slime Sun, sembrava il nome di un hentai. Sticky to the Man, molto divertente. Shadow of Mordor. Finito, platinato. Terraria, ce l'ho su PS3, purtroppo non credo che riuscirò mai a platinarlo. Troppo lungo, più che altro. Video 5. Mi resta molto di Red Dead 2.
Un po', sì, ancora un po'. Fai solo Crimes and Punishments, ma non credo ci sia neanche qua. Ah, invece sì che c'è. The Tower of Light, Vanishing of Ethan Carter, Unfinished Swan, uno dei primi giochi che ho giocato con la nuova grafica, nuova che poi adesso è vecchia ormai, sei anni fa. Until Dawn l'ho già accusato, ma non lo platinerò purtroppo, perché devo fare scelte cattive volontariamente. 27 spettatori. Aumenta gli spettatori. Perché aumentano quando non sta succedendo? Cazzo, io non capisco. Sono giochi investigativi, quindi non so quanto ti potrebbero piacere. Non mi dispiacerebbe un punto e clicca. Ad esempio, io ieri mi sono riscaricato Scum, che avevo su PC. Aspettate, faccio prima controllare che giochi avevo. Ecco, Scum VM. Avevo Curse of Monkey Island, Monkey Island 2, SM Max Hit The Road, Discworld 2, Broken Sword 2, che però purtroppo non funziona più il doppiaggio italiano, non capisco perché. Sti punti e clicca vecchio stile mi piacciono moltissimo. Anche Thimbleweed Park, lì, o come cavolo si chiama, è molto divertente. C'è molto humor soprattutto. Quindi non so, di quel genere lì non ce ne sono più ormai in circolazione. Broken Age c'era, che però ho fatto, è finito e platinato anche quello. The World of the Giocare, io però adesso sto parlando su su PS4. Qui non ce ne sono, poco ma sicuro. Cosa ti potrebbe piacere allora? Non ne sono sicuro. Giochi PS3, giochi PS4, esclusive, giochi PS2... Però sono da giocare in streaming, mi sa, eh sì. Forbidden Siren, no grazie. Preferisco avere il mio cuore che funziona ancora. Dark Cloud, Dark Chronicle. Giochi PS3. Ho provato di tempo fa a giocare a Red Dead Redemption qua su PS Now. E, cioè, o meglio, l'ho fatto provare un mio amico che stava qui con me. E reggeva abbastanza bene. C'è sempre dell'input delay, quello sempre quando si gioca in streaming, però reggeva abbastanza bene. Azura's Wrath, eh? Azura's Wrath? Cazzo, un gioco simile con i comandi che devono essere impeccabili. Lascia stare. Poi magari ci sarà anche il finale rimosso. Borderlands, Braid, l'avevo provato una volta, ma non è il mio genere. Un gioco Lego, ironicamente ne ho uno su Switch. Cazzo, devo farci anche una guida, tecnicamente. Vabbè. Damnation, Deadly Premonition, Dead Space, no, assolutamente no. Sto già male guardando i video, figuriamoci giocandoci. Che poi comunque ho provato una volta, quando facevo gli speciali di Halloween a casa di Will. Kingdom Hearts è un gioco poco conosciuto, sicuramente. Non c'è nessun Kingdom Hearts, ora che ci penso, qua su PS Now. Guacamelee è solo PS3. Non è così tanto horror Dead Space. No, assolutamente no. È un gioco tanto carino e con tante creature che ti vogliono solo abbracciare. Horror? Su noi ci stanno solo giochi Disney per la PS3, solo giochi Disney. Come sarebbe solo giochi Disney? Lego, Mortal Kombat 9, no, non se ne parla neanche, non con quel doppiaggio lì. Monkey Island 2, PS3. Fatemi incontrare una cosa. Nel senso della Disney. Pensavo solo e esclusivamente giochi Disney. Voglio controllare quanti. Aspettate un attimo che c'è troppa roba attaccata. Monkey Island 2, vediamo un attimo quanto è complicato il platino qua, perché magari ci sono condizioni inumane, che ne so. Io ogni tanto controllo sempre su internet Monkey. Un po' lo simoro, vabbè. Monkey Island. Sto cazzo di spazio. Island 2.
Dead Island. Cioè, cerco Monkey Island, mi trovi... Ah, non c'è il platino. Prima parte, seconda parte, terza parte, gioco. Meno di 3 ore, eccolo qua l'errore. Senza usare neanche un suggerimento, questo non è un problema. Batti il gioco usando meno di 10 suggerimenti. Rientra con quello di prima. Passano una volta a modalità classica, una stronzata. Permetti a Guybrush di morire. Completa il gioco premendo meno di 5 volte il tasto che evidenzia gli oggetti. Si può anche fare. Guybrush aspira dell'elio. Chiama il 118. Fine. Sì, proprio basico, basico. Come, cioè, l'ha preso il 54% dell'utenza e non è neanche il platino. Infatti è solo quello del primo capitolo. Che cazzo dico? Quanti l'hanno completato però? Il 48%. Ho PS Now? Yes! Perché conosci qualche gioco di corse gratis? Gratis? Di corse? Caschi male, a me non piacciono i giochi di corse, gioco quasi mai, è un gioco quasi mai su PC. Un minuto e parte la conferenza. Dovrebbe, io sono qua nella pagina ma non sta succedendo più un cacchio. Come è disabilitata per questo live streaming? Oh, e sì che sono nel sito di Stadia, eh? Cioè, sì, nel sito, nel canale di Stadia. Alla fine abbiamo passato un quarto d'ora solo a vagliare dei giochi e vedere pro e contro. Vabbè, io tengo qua il controller. Oh, eccolo, ecco, comincia. Così, a tradimento, a cazzo. Sì, ma comincia, eh? Senza audio. Sweet dreams. I'm here today to give you a brief update on Stadia, the new generation gaming platform where you can buy the games you want. Nuova generazione, poi vediamo. We're also going to reveal more games that you'll be able to play on Stadia starting this November. Instead of needing to buy a console to play your games, we give you access to Google's powerful custom data centers. Mi continua a non convincere questo modo di fare giochi, ma vabbè. Cioè, non hai una console, hai il tuo PC e poi devi comprarti i giochi che devi giocare su PC praticamente, in digitale soltanto, credo. Sì, non torniamo sulle specifiche, please. Sì, fino a 4K se paghi però un determinato X al mese. The days of waiting to download and update a new game are over. Just grab your controller and you're in. To play Stadia, you'll need the Stadia Founders Edition, which you can pre-order today for only $129. It comes with 3 months of Stadia Pro, our premium subscription. €129, tre mesi di Stadia Pro. NDR si è iscritto! Secondo mese, grande NDR! Ringraziate NDR, gente! Ready to play from day one. We've had a fantastic response so far, and are almost sold out of Founders Edition in some countries. So, if you want to be one of the very first, cioè, c'è già tutto esaurito di sto Founders Edition, davvero? In our last Stadia Connect, we showed you a collection of launch titles coming to Stadia from the best publishers and developers. Ah, che frame rate perfetto per il vostro, per il vostro, per la vostra conferenza, eh? Un ottimo inizio. Ubisoft has you covered with both games coming to Stadia. Non sono io che No, no, la CPU è perfetta qua, e la connessione pure. Hi, I'm Shauna, and I'm excited to share the latest titles we're adding to the Stadia portfolio. My team and I have been traveling all over the world. For years we've been meeting with the best developers and publishers with the goal of bringing more of your favorite games to Stadia. We've been to Japan, England, Germany, the US, Canada, and most recently Poland. Our first video is Red, who are making one of the most anticipated games of 2020. And it's coming to Stadia. Let's take a look. Oh, Cyberpunk in arrivo su Stadia. If you replace your body with a machine, are you still human? Is it possible to maintain individualism without any human parts? Maybe that individualism is actually what. Ma c'è una narratrice nel trailer o è una che sta parlando lì durante. Ma non possono avere un frame rate simile durante una conferenza! Non possono! Big emphasis on the story, storytelling and
creating a very strong emotion in players. With Cyberpunk, we're adding a whole new sort of pillar to it, which is what we call open-ended gameplay. We have non-linearity in storytelling, non-linearity in the way you explore the world, and now we want to introduce non-linearity in gameplay. You can play non c'è linearità, ok, fin qua c'eravamo arrivati. I like to complete missions in a way that I didn't manage to outsmart my opponents. No matter what game it is, I always play big butch characters that kind of plow through everything. And all these things have an effect on how your story plays out. My first member of the band, the myth, Johnny Silverhand. Chissà come reagirà sto gioco. Ah, ma allora c'è la visuale in terza persona durante le parti in macchina? Meno male, cacchio. Era una delle mie preoccupazioni principali questa, eh? Che fosse tutto full time prima persona. Keanu Reeves, vabbè, qua le ovaie delle fan si fanno sentire. Johnny Silverhand will be our player's guide to the city. He's with you throughout most of the game. Wake up, samurai. Oh, non mettete nudità per amor di Dio, che altrimenti mi tocca chiudere tutto, eh. This project is of a scale that we've never tackled before. The ambition is crazy. Something like Stadia really allows more people to experience our stories. You're everyone breathtaking. No, you are. Story quest and locations. It's a technologically demanding game, but with Stadia you can actually play it respectively of the power of your devices. Sono d'accordo. Senza esclusive non può reggere, perché il programma come ce l'hanno adesso, cioè, è poco appetibile. Deus Ex è quello che ho detto io qualche tempo fa, praticamente il fatto sei umano, sei più macchine, tutte queste cose qua. Io poi Deus Ex non l'ho mai giocato, quindi come concetto. No, il nostro futuro sarà peggio, considerando come è fatta l'umanità adesso. Il mondo è pieno di imbecilli, gente. Frusta. Stessa cosa che ha mostrato 3 secondi fa. Questa è Detroit più GTA, diciamo, in prima persona però. Thanks CD Projekt Red for a look at the breathtaking Cyberpunk. Breathtaking. I can't wait to have Cyberpunk with me on Stadia wherever I go. In our last connect we revealed Destiny 2 Shadowkeep to the world. Stadia è quello di averci un 4K pagati senza avere una console o altro PC. Something wicked has awakened. Something wicked this way comes. Bungie, oddio mio, dimmi che non è Destiny 2, ti prego. Your past confronts you, Guardian. Ecco, avete presente quelli che profetano, come cazzo dice, insomma esprimono il loro odio costantemente per Destiny ma senza averlo giocato? Ecco, io invece sono dall'altra parte, io l'ho giocato e posso dire che è una rottura di cazzo sto gioco. Il primo, il secondo non l'ho giocato, ma comunque è una merda! È una merda, cazzo! È uno gioco del cazzo! Io non riesco, onestamente, non riesco a capire come faccia piacere questo gioco qua. Rispetto quelle a cui piace, ma non capisco perché. Per me è una minchiata, basta, oh! Great battle approaches. Prima bella mi pare questo no. A trio of adorable machines decide to follow their hearts and form a band. Help them chase their dreams. Un trio di adorabili macchine, cosa? Kind. Devo soffiarmi il naso, scusate un attimo. Ah, ma non è quella roba che si era vista nel trailer di prima della Nintendo? Sai che è la stessa cosa.
Il primo o secondo non cambia niente, appunto. Sono gusti personali, lo so, ma a me io non me ne capacito proprio. È un gioco monotono a merda proprio. Un indie su Stadia, emozione. Di Nintendo annunci importanti ce ne sono stati? Importanti non penso. C'era cosa? Ori and the Blind Forest, che era un gioco esclusiva Microsoft / computer, ma che adesso verrà anche su Switch. Un paio di giochi indie carini e basta. No, importanti niente. Farming, ovvio che sia monotono. È ben quello il problema. Io voglio provare un gioco di questo genere comunque. Non so, mi ricorda l'infanzia, perché una volta c'era un gioco con grafica orripilante ma che mi appagava un casino, di questo tipo qua. Esplorazione, uccisioni in vista dall'alto. To hell and back. Gioca diavolo. Un giorno adesso, non lo so ancora quando. Quanto dura la conferenza? Non sé. Quella di prima è durata un'ora e mezza. Speriamo che questa duri un po' meno. Darksiders Genesis? Non lo conosci? Non ero corrente di questo gioco. L'avevo un attimo presupposto quando ho visto delle lame che era praticamente la stessa spada di guerra. Pensa un po'. Comunque è così che si fa una conferenza, eh? Un po' di parole, poi trailer. Un po' di parole, trailer. Oppure trailer, tutto così, insomma. What have we here? These kids are doing great, but maybe a few tips from old Max would help. First, that bad boy, see, put him, move him slightly left over to the right 17 degrees, and then also, never mind, just make him go boom. Hanno imparato bene da Nintendo. Hanno visto quale delle due faceva più effetto e hanno optato per la migliore. Hadouken! No? No. Mi sembra l'ombra della guerra cartoon. Con le pistole, tra l'altro. Un pelino troppo alto, un attimo solo. Ok, già un pelino meglio. Stadia non mi convince, ma non credo convinca nessuno, ora come ora. C'è la live di Amazon e lì sì che faceva ribrezzo. A me live di Amazon non le seguirò mai più, poco ma sicuro. Non dopo quella puttanata del trailer esclusivo di Kingdom Hearts 3. Minchia che nervi. Mi fa rabbia anche adesso. Patrick Hudson, I'm the CEO of Robot Entertainment. When you're making an interactive experience, you know it's going to end up in somebody's hands and you want them to feel something. You want to connect with that player. That matters. That means something to us. I always tell people that Orcs Must Die is a puzzle game. Each level is a puzzle. You're a hero. You're trying to stop a bunch of bad guys. Voglio contare una cosa. Non è che per caso interagibile o qualcosa. No, niente.
So che visto come sta andando a scatti questa live loro, pensavo di poter tipo interagire in qualche modo, magari era un qualcosa che si unificava con Stadia Connect. Invece niente, va solo a scatti così. Cioè, facciamo pubblicità anche ad altri giochi involontariamente, tra l'altro. Nani, c'è tanto sonno, eh? Povera bimba, cacchio, le devo dare da mangiare. We noticed the difference when we started actually playing the build on Stadia. That's what everyone's going to get. They're not going to be subject to the power of their machine. Everybody gets that same massive power. Sì, abbiamo capito come si gioca, non vedo grandi novità, quindi. I have always wanted orc scenarios to feel like you can. Poi avete 400G. War scenarios now. You're going to have. Che va a scatti sul portale Google, ma siamo impazziti. È questo il paradosso. Cioè, siamo su YouTube, sul canale Stadia, non su un altro canale. Perché va a scatti? Non ha senso. After 25 years, a classic returns. Get set for Windjammers 2. Windjammers, non sarà mica quello lì con i frisbee. Invece sì. Ma perché pubblicizzano questi giochi come se fossero la fine del mondo? E anche questo è un gioco basico. Loris Biaggi. Beh, un nome che non si sente molto spesso nei videogiochi, almeno questo. Loris. Solitamente noi siamo tutti Mario, Luigi, Roberto. Abbiamo tutti questi nomi qua, secondo gli americani. Insomma, conferenza Square Enix 2018, sì. Live di PAX e quella di Amazon. Ah, bisogna aggiungere anche le vecchie conferenze della Capcom che poi non sono mai andate in onda. È più un gioco che girerebbe meglio su Switch, infatti mi sa che è così. Let's take a look at the exciting remake of a cult classic, Destroy All Humans. Oh, remake di Destroy All Humans, questo mi interessa. Ma ci sarà solo il primo o anche il secondo? Avrebbe più senso farli entrambi nello stesso disco. Dio, come ballonza la grafica. Hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space. Tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars. La grafica è molto, molto migliorata, decisamente. Ma in quanto a esecuzione, invece, come si è messi? Non posso saperlo adesso, ovviamente. Il primo era anche abbastanza monotono, per questo spero che abbiano incorporato qualcosa di. Coming to Stadia, ok. Per questo spero abbiano rimodernato qualcosa. Ich will! Warner Brothers are going to tell you about how one of their biggest franchises will be reimagined on Stadia. Warner Bros. C'è tra Warner Bros. Mortal Kombat. We're known for our solid gameplay, our quick brutal action and our over the top finishing moves like our fatalities. Part of the reason motivo di demonetizzazione di quasi tutti i miei video praticamente. These are characters that people have grown up with, they know, they love, and Mortal Kombat 11 picks up right where Mortal Kombat X left off. You're going to see a lot of returning fan favorite characters as well as some new ones. Let the new era begin. We also got a time traveling element to the story. So peccato che hanno cambiato alcuni dei doppiatori italiani, cosa che non mi è andata ancora giù. Per quanto fossero bravi, il cast del gioco precedente era migliore per me. Making great fighting games starts with the combat. It's gotta be fluid, it's gotta be fast. Fluid? Il gioco deve essere fluido, ma anche la conferenza dovrebbe esserlo, eh? What really convinced us to bring Mortal Kombat to Stadia was seeing the fast fluid gameplay replicated on the platform.
with a game like ours that's very important to us, we have a certain. Non c'è vero che si è direttamente ritirato. Lui l'ha fatto perché aveva anche un problema di salute, diverso lì. Era lo Scorpion perfetto, però. Peccato. One of the reasons we're excited about the Stadia platform and being available on the cloud is just the ease of access for our players. It is exciting. It is legitimately cool to be able to pause the game and then go to your phone and play it on the phone. That's pretty cool. Personaggi cambiamo in voce. We're very excited to bring perché tu hai visto il cast dei doppiatori americani? Thanks to Warner Brothers and NetherRealm Studios for this look inside their creative process. We're honored to be a new home for one of gaming's premier franchises. Se guardi questa qua negli occhi per più di 5 secondi ti manda nella dimensione oscura del Doctor Strange. Grand Prix. Cos'è sta roba? Ah, ancora Super Hot. Ma come? No! Basta Super Hot. Perché lo pubblicizzano come se fosse il gioco di quest'epoca, insomma? In effetti mi fa un po' paura, non sbatte mai le palpebre. No, è più che altro per quanto riesce a tenere gli occhi spalancati. È tipo quell'attrice lì di quel film di Shyamalan che ha gli occhi azzurri, i capelli castani, che sembra essere sempre meravigliata, cioè davvero è inquietante quella lì. Sarà fatta di cocaina? No, non si è fatta di cocaina, lasciamo questa cosa qua a Bethesda, si vede che lei non è fatta. È solo così, ha solo gli occhi un po' più ampi della norma. Sembra un gioco pallosissimo, io non riesco a capire come mi possa divertire. Persino God Simulator è più emozionante. Farming Simulator 19. Per quanti ce n'erano prima? Mi sono perso un'era, che cavolo è successo? Lo so, ma non mi viene in mente. Crossover tra Samurai Showdown e quell'altro gioco, cos'è? Non mi viene in mente! Soul Calibur? Tekken? No. Ah no, è direttamente Samurai Showdown, o come lo chiamano adesso, insomma. Hanno aggiunto un bel po' di cel shading rispetto ai primi trailer. Questo l'hanno usato in mille formati, anche in Metal Slug c'era questo che è il verso che faceva il prigioniero che faceva l'onda energetica. Ooh!
avanti. Samurai Showdown. E basta, non c'è un altro titolo, non c'è un numero, non c'è... Samurai Showdown. We can't wait for you to play Grid on Stadia. Let's have a look. Grid? Ah, voi non vedete l'ora, io non vedo l'ora di non giocarci invece. Di Grid non me ne può fregare proprio di meno. Però è chiaramente Atomic Samurai. Atomic Samurai. Atomic Samurai di One Punch Man. Io non mi ricordo Atomic Samurai. Ho visto la prima stagione di One Punch Man, ma non mi ricordo nessun Atomic Samurai. One of the fastest and most visceral shooters of the decade is headed to Stadia. One Piece Man. What do you interfere with? Is that questo? Doom. Yes. They are no longer your people to save. Il demonio agisce per vie misteriose, gente. Raise hell. Star Ocean? No, troppo facile. Attack on Titan. Non mi sembrava dalla grafica. Io non ho ancora né visto l'anime né giocato ai relativi videogiochi. Relativi videogiochi. Però di giochi belli ce ne sono. Chi più chi meno. Thunder Spears, come si differenzia rispetto agli altri? Questo fa usa attacchi di tuono? Ah no, lancia missili, vabbè. Questo è barare però, eh. Cioè, voglio ammettere, ste cose... Non penso che nell'anime ci fossero ste cose, non vorrei dire. Guarda che disastro. Control assistance. Stagione 3, character episode mode. Cioè, quindi replicano gli episodi della terza stagione? Ma fedelmente oppure ci sono delle modifiche come hanno fatto in quasi tutti i giochi di One Piece? Io poi dei giochi Bandai gente non mi fido, personalmente. Già avevo capito l'andazzo con coso lì. L'ultimo gioco di One Piece, quello dove dovresti essere free roaming. Avevo già capito com'era l'andazzo. E nessuno mi ha creduto. Story mode include stagione 1 e 2. Originalmente grazie a un video di Knuckle Diz. Ci credo. The vast continent of Tamriel awaits. We're thrilled to welcome a stunning and vibrant MMO to Stadia. Cos'è MMO? Ah, cosa sarà? Che cazzo è? Ma perché Jumpforce squallidissimo? Che orrore quello. Quello solo dalla grafica mi ha scoraggiato. Poi conoscendo i picchiaduro di ultima generazione della Bandai ho detto no, ho già capito l'andazzo anche qua. Ombre viola, che cazzo?
Legione dei Dragoni, cos'è? Elder Scrolls Online, forse? Io ce l'ho anche, potrei giocarlo e un giorno lo farò. Elder Scrolls, Monster Hunter. Save elsewhere. My Little Dragons, cazzo, mai visto i draghi così colorati prima d'ora? Peccato che dicono che il gioco sia solo in inglese, anche altra grande cazzata. I giochi online devono essere almeno sottotitolati in italiano. Invece no, niente. Imbecilli. What? Copyright strike, adesso, e so che ci sarai, bastardo, perché lo sai, che tu lo sai, che io lo so, e mi vuoi fregare. Sto abbassando per motivi di copyright, è inevitabile che mi fanno il copyright strike se per caso sentono la... questa musica, insomma... Passa al copyright? No, intanto basso che passa al copyright. Troppi personaggi di Dragon Ball, One Piece, Naruto e pochi altri giochi, poi sbilanciato. E animazioni inesistenti, cioè un personaggio ha questa animazione A e questa animazione B. Per il resto tutto uguale. Finito? No, 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 non finirà proprio mai, ma che umiltà! Credo che 5 secondi siano il massimo per la protezione del per la protezione da copyright. Non lo so, non lo so se stanno sparando a tempo di musica perché sto abbassando e sto cercando di non sentire proprio. Sempre per motivi di copyright. Buff. È vecchio il trailer. Ah, tra l'altro, io non ricordo neanche di averlo visto questo. Un sasso più espressione di loro. Sì. Esattamente. Che giochi hanno mostrato? Beh, grosso modo tutti quanti quelli già visti. Non c'è niente di nuovo ancora. Borderlands 3! A little mayhem keeps life interesting. And nobody does mayhem like your boss. And now, from our partners at Ubisoft. A new trailer for a game we know you can't wait to play. Un nuovo trailer da Ubisoft, sarà Cosoli, Watch Dogs, dai. Sì. Dai, voglio giocare come una vecchia. Voglio impersonare una vecchia che va in giro e ammazza le persone, dai. Oh, vabbè. Ubisoft e Google, perfetto. Esempio perfetto per un frame rate che non regge. La Guardia Reale Nera mi mancava, Ok, questo qua quindi riceve meno danni. Dopo che ha bevuto, però, vabbè. È un po' difficile riuscire a interpretare tutti quanti gli slang inglesi. Bacia la nonnina! Automatic. Raccoggio da non sono riuscito a leggere per colpa dei sottotitoli. È un povero vecchietto senza la sua mamma.
damage with rifles. Per la contea! Potrebbe morire random, che cazzo? Cioè, un vecchio può muovere di muovere? Può morire di vecchiaia, mi stai dicendo? Ma che cazzata! No, non puoi farmi morire uno a cazzo di cane, no! Non si fa, non si fa! Automatic on the JLC? On the JLC. Supernatural. Che hanno arrestato vengano scarcerati. Ah! Buono! Uno scozzese. Beh, in Inghilterra è normale che ci possano anche essere gli scozzesi. E gli irlandesi, figuriamoci. Buonasera, Sora. Io voglio vedere una vecchia fare ste mosse qua, però. Shit happens. If you're smart, you could always surrender. No shame in that. Anyone got Sue's number? Luckily, our city is filled with millions of people, and any single one of them could be your next recruit. So che mi sto facendo probabilmente molti castelli in aria, eh? Perché ogni volta che vedo un trailer che mi piace, sicuramente quando ci gioco c'è l'ingroppata. Bel vestito quello. Da dove l'ha preso? Da scemo e più scemo? Con i doppiatori come la mettiamo? Doppiaggio italiano con doppiatore di stock? Thanks for joining us today. As we move closer to launch in November, we're continuing to add games to the Stadia portfolio. We look forward to sharing more with you in the next Stadia Connect. Fine, così? Il finale più anticlimatico possibile, praticamente. Ecco, c'è questo trailer e adesso abbiamo finito, ciao. Boh, ok, finito. Quanto è durato? Mezz'ora, praticamente. Togliendo tutte le parti in cui ho parlato, intendo. Sempre meglio... Sì, mille volte meglio questo di quello di Microsoft. No. Quella conferenza prima Inside Xbox era atroce, lasciatemelo dire. Se faranno altre conferenze simili, io mi sa che non ci faccio dei reaction. Riassunto della conferenza. Prima metà, ovvero sia Inside Xbox, e con ciò. Adesso invece quella di Google Stadia. Ecco, direi che racchiude perfettamente lo spirito di tutto quanto quello che abbiamo visto, praticamente. Fu così che la tipa chiuse gli occhi, finalmente. Bastardo. Devo dire che questa cosa è stata molto fumo e poco arrosto. Con una patata, inteso puramente come donna, passatemi. L'anastrofe. Messa lì solo a distrarre. No, distraeva non perché era una donna, ma perché aveva gli occhi ipnotici. È come... non prendetemi per un sessista, adesso sto per dire una cosa strana. Avete presente quando andate al Luna Park o a tipo Festa dell'Unità, insomma, quelle fiere dove ci sono tipo i tiro al piattello e queste cose? Ci sono sempre, per puro caso, delle donne molto belle e sono... io le chiamo le ipnotizzatrici. Perché, tipo, se incroci lo sguardo con loro accidentalmente, loro fanno... Così, e giuro perché è così, perché mi è successo. E tipo, ciao, vieni a giocare, così, per darti illusione di che può succedere qualcosa. Ditemi che sbaglio. Discendente di Sir Biss. Tagliatele la testa! Farai live per la conferenza delle 20? No, direi proprio di no. Non penso ci sia niente. Adesso, se c'è qualcosa di interessante e io chiudo, mi sparo. Quale conferenza? Nessuna, cioè sarà la Opening Night Live. Dovrebbero iniziare con una roba con Hideo Kojima, ma forse è roba già vista. Non lo so. Se assumono questi tizi, che dici tu? Dici che Stadia vende?
plausibile, non lo so, dipende quanto sono disposti a pagare, perché loro tipo dicono, ehi ciao, mi paghi un pochino di più, o qualcosa di simile. Sire, avete visto che cosa ha fatto? Abbiamo perso abbastanza tempo oggi, sì, aspetta, opening night live, games.com, giusto per vedere se c'è qualcosa di... La conferenza d'apertura, bla bla bla. Guest star Hideo Kojima on stage. Ok, fin qua ci siamo. Death Stranding. Preview esclusive di Death Stranding. Esclusiva PlayStation. Non so, gente, non me la sento di farne. Perché mettiamo che c'è solo quella cosa lì. Dopo che cavolo c'è? Non c'è scritto nulla. Si può informare, non so, adesso, ancora due minuti. Se qualcuno si può informare su cosa dovrebbe seguire quello che avviene, insomma, dopo Kojima. Cosa segue dopo Kojima? Ma la guardiamo? No, non credo. Kojima e Death Stranding, se no questa Gamescom è aria fritta. Si chiama la Gamescom e ti faccio sapere. No, dico controllando su internet, intendo. Niente di Square. Non lo so, non c'è scritto nulla. Anzi, facciamo così. La mia vescica sta esplodendo. Vado a svuotare Anacleto e poi controllo. Aspetta, Sora ha già scritto qualcosa. Sony PlayStation. Ah no, lo show floor quello, non c'entra niente. Death Stranding, modalità campagna di Gears 5, Call of Duty, no, Disintegration, non ricordo cos'è. È un video di gameplay Snit. No, lascia stare. No. Grazie Sora, ho già visto cosa c'è. Lascia stare, guarda. Stavolta bypasso volentieri. Ho troppo lavoro da fare e ho perso troppo tempo con la conferenza Microsoft. Smash Boy Brawl contribuisce con un euro. Ringraziamo anche Smash Boy Brawl allora. Se il numero è dispari va con la prossima live, altrimenti niente. Come la pensa il resto della gente? Dovrei lanciarne solo uno comunque. Uscita il 25 ottobre. Concrete Genie, abbiamo già visto molte cose su quello. Anteprima all'indirizzo. No, questi sono soltanto show floor, non c'entra un cavolo. Che cavolo è Disintegration? Ah, no, niente, un'altra roba con i robottoni, niente, lascia stare. Tira i dadi, se viene dispari la faccio, se viene pari non la faccio. Va bene, però dopo devo assolutamente andare in bagno per mezzo secondo perché altrimenti è davvero scoppio. Dispari, no, aspetta, com'era dispari la faccio? Ah no, dispari la faccio, pari non la faccio. Mi spiace, ma è uscito 4 stavolta, quindi stavolta devo bypassare. Allora, lascia stare qua. Direi che il destino ha detto la sua stavolta. Devo toglierle il gatto da qua. Rimuovi, ok. La dea blindata ha detto la sua. Allora andiamo direttamente nella schermata dei ringraziamenti finali. Come di consueto, ringraziamo SimonLinks per essere il più grande donatore di tutti i tempi. Che poi comunque, lasciatemi dire una cosa. Cos'è? 5 giorni fa ho sognato, e giuro, ho sognato che qualcuno mi donerà 30.000 euro. Immaginatemi che cazzo di risveglio. Mi sono svegliato, cazzo, 30.000 euro. Cazzo, era un sogno! No! Che brutto risveglio, era poi molto realistico, tra l'altro. Comunque, ringraziamo SimonLinks, Sax18, che è il più grande patron di tutti i tempi. Tutti quanti gli altri in questa schermata, tra cui gli sponsor, il re del canale, SimonLinks regna anche lì incontrastato per ora, e gli altri patron, i 5 del momento, poi quelli che sono temporanei, diciamo. Per il resto ringraziamo, dunque, il re della serata è senza dubbio
The Zef, che ha donato un totale di 300 bits, quindi grazie The Zef. NDR che si è riscritto per un altro mese. E Smash Boy Brawl, che ha donato 1 euro. Quindi grazie a tutti voi. Grazie anche a quelli che da casa che avete avuto la pazienza di seguirmi, nonostante ci sia stata una conferenza di merda, detta come va detta. Ci vediamo prossimamente. Qui è Takumen, passo e chiudo.